Oh, a me la sigla di Vampiri piace, va bene? Perché L'ho fatta sempre. io? Sì, l'ho fatta io e quello che state ascoltando è È Fumble. Fumble! Davvero? Sei sicuro? Fumble, sì, ti assicuro che è L'hai Fumble. fatto tu. L'ho fatto, tra l'altro l'ho fatto io, È quindi è Fumble. Fumble. Ha fatto lui! Ho anche fatto Fumble probabilmente in qualche momento Della della mia stesura? vita. No, della Ah, mia ok. vita, oltre che della stesura. Fumble GDR è il podcast che state ascoltando, è il podcast di giochi di ruolo di Qwerty.it, che è il network di podcast più figo dell'universo. L'ho fatto io, no? L'ho fatto io! Anche, l'ho fatto anche Ah. io. Qwerty.it è il sito del network e FumbleGDR.it è il sito di questa trasmissione. Ci vedete in diretta su YouTube, ci ascoltate in diretta su Spreaker, ci ascoltate in podcast su iTunes, Spreaker e sul nostro sito. Come siamo arrivati a fare tutte queste cose insieme? Incredibile, E in eh? video tra 2 giorni il video più fico. Più fico! Che funziona! Con le Questa volta miniature. non sono le persone Ah, tagliate! No, Ma in 2 giorni! diretta no, in diretta no, nel video dopo sì. Ah, giusto, Così ah, beh, devi sì, è guardare il vero. video dopo. Bello. È un template bellissimo, tutto sovraimpressionato, una roba bellissima. Con le Wow, quindi io per miniature. un attimo giuravo ho capito te, tra 2 giorni il video con più fighe, però va bene. È metallo, ma dopo tutto chi può dire di Come no? facciamo altrimenti a fare traffico? Ti Esatto. pare? Sarebbe. È come la colonnina di Ma Repubblica. basterebbe che Ma non è passasse una legale il ragazza in traffico? bikini. No, il traffico di fighe, cioè nel senso, il Ok. traffico umano, quello non va bene, non si può fare. Si è rotto qualcosa. C'è No, un buttate problema le cuffie però. per terra, non Ah, ti ok. preoccupare. Qual è la telecamera che sta mandando adesso? Quella là sopra. Quindi adesso dobbiamo guardare là sopra, ma No, per perché il leggi guarda il male lì. guarda lì, chi se ne frega della Guardo con un diretta. occhio uno e con un occhio l'altro. Dovremmo essere tutti Roberto strabici. Strabico, vai. In questo modo potremmo guardare entrambe le videocamere nello stesso momento. Sì, Se volete semplicemente parlare con noi e fare le voci della rete lunare dei Malkavian, potete andare sulla chat di così. Spreaker. Speaker. Ci ha già scritto GDR Unplugged, che vi ricordiamo è l'altro podcast di giochi di ruolo live in Italia. E siamo molto In contenti di Italia! questo. Siamo molto contenti che comincino a Sono proliferare. contento di avere altra roba da ascoltare, Soprattutto! che non siamo noi. Beh, c'è un podcast polacco che è molto interessante. Fantastico, però in polacco faccio un po' fatica a seguirlo così tranquillamente. Ma tanto è porno, quindi non è un problema. Fanno solo versi. E potete ovviamente scriverci anche su Twitter @FumbleGDR. Beh, tu, Pustolino, non ascolteresti un podcast di GDR in polacco fatto dal tizio di Witcher? Andrei Ah, Safermouth, sarà, vai, Finestre. quantomeno per capire come si chiama, almeno quando si Dietro ai presenta. ma come fai a capire quando è il dietro ai microfoni e quando è il Esatto, la cosa importante è che il polacco non è assolutamente pronunciato come si scrive, quindi non capirai mai che sta Ah, dicendo Andrei porca. Saprozbis. Antoine Bausa. Con le mie Esatto, capacità deduttive, Bausa. inoltre. Non Dietro ai microfoni, Claudio Serena. Roberto De Luca. Matteo Mattarelli. E Claudio Pustorino. Che fa riassunto perché è il master. Va bene, E d'accordo. Antoine Bazois. Non c'è Antoine Ho Bazin? scoperto che anche quello di Takenoko, tra l'altro. Ah, andate ad ascoltare com'è quel gioco che è uscita la puntata nuova. Ghost Stories con i monaci ninja cinesi. Sì, bella la parte in cui Lo dove yin e lo yen. Ecco. A furia di leggere i libri di Witcher e a giocare adesso, che sta giocando a C'è Witcher yen 3. per. C'è yen per yen, lo yin e lo yen. Vabbè, a parte comunque adesso lo yen vale di più dello yin e dello yang. Attualmente i giapponesi. Denaro. A proposito di denaro, ci siamo dimenticati di dirlo, potete donare a QWERTY. 20 modici, la cifra che vi Allora, piace. la cosa migliore che potete fare è usare il Faglielo dire a lui però, No, scusa. ci sono delle Era cose divertente, tecniche. ma sono Ma nuove. ci sono delle cose Magari tecniche. donavano ai senza tetto sbagliando. Senti, non ho Pensavo ai senza capito. tetto sbagliati, ci includessero nei Ah, senza tetto beh, è giusti. possibile. Io ho Allora, freddo. È un aprile freddo. Non mangio, non è vero. potete donarci dei soldi andando su qwerty.it/associati, ma al momento Aiuto. stiamo avendo dei problemi con il tasto di PayPal per associarsi. Ah, ok. Quindi usate solo il tasto dona finché non vi avviseremo che è tutto a posto. Perfetto. L'altra cosa importante da dire è che Pim il 7 plom. maggio c'è il corso di podcast a Milano, all'Open. Molto bello. Le iscrizioni sono aperte. Molto aperte. Trovate sempre su qwerty.it nel menu in alto il corso di podcast e vi potete iscrivere. Però sistemano quel tasto, già Cazzata. non fai un cazzo tutto il giorno. Almeno il tasto, fallo funzionare. Babangulo. Se ci donate avremo le finanze per rimettere a posto il tasto, Esatto. in modo che voi ci possiate donare anche Un tramite quel tasto. consulente. Esatto. Siamo 5 designer qui. E nessuno capisce. Ok, Robè, do cazzo sta quinto. Cinque. Jacopul. Jacopul. Ah,
Cazzo, hai fregato. No. Che era attaccato con lo scotch per un motivo e me lo stai tirando non giù. Non volevo. Pensavo fosse appoggiato. È tuo figlio. Non fai a tuo figlio. Non volevo essere violento con Jacopul. Poi te lo riattacco. Pessimo. Oggi ho fatto due cose pessime. Sì, il riassunto. Pessimo. Il riassunto non ho ancora cominciato. Allora. Ma era ottimo come riassunto. Non l'hai neanche sentito. Tanto era veloce. È stato velocissimo. Sono bravo. Se essere... riassunto e ancora non lo sai. Allora, no, sputazzare l'acqua in giro mi deve far ridere. Tipo, però, vabbè, l'acqua. Molto Cthulhu, ma non siamo su Cthulhu, siamo su Vampiri The Masquerade. Siamo verso la fine del 1800. Nella puntata precedente dovevate andare a estirpare la minaccia sabbatica, in particolare da scusatemi, un rifugio di sabbatici che teoricamente teneva Sergei prigioniero. Volevate Sergei perché anche Zlatan pare voglia Sergei, e di conseguenza averlo consiste in un vantaggio su di lui molto molto grosso. Inoltre pare che cioè Sergei potrebbe avere delle informazioni interessanti. Vi siete preparati ad entrare? Siete entrati, avete arrancato di botte tantissime persone, avete tagliato testa a destra e a manca, spiccato colli, ucciso serpenti giganti e ucciso vampiri serpentiformi. Vi siete addentrati in un dedalo nel sottosuolo di Milano, siete arrivati alla stanza dove tenevano Sergei e lì avete incontrato fratello Elmo. Fratello Elmo ha avuto una breve e intensa conversazione con... il Cookie Monster... il Cookie Monster, a seguito del Cookie Monster, ha avuto una breve e intensissima conversazione con Nezumi, che alla fine della conversazione gli ha tagliato la testa con grande la versione è che Nezumi si era stufato e ha tagliato la conversazione, ha tagliato la conversazione che usciva stranamente dalla testa di fratello Elmo. Il master è stato molto contento perché in questo modo non deve più nominare questo in particolare nome e non deve più sentire la stessa particolare battuta che continuiamo a fare perché siamo delle creature semplici. Tirato fuori estratto estratto, come cazzo si chiama questa persona? Sergei, era pure mio amico. Sergei era adesso non è più tuo amico. È stato Sergei dal rifugio dei sabbatici. Dante, come superman, si è involato verso il cielo stellato e si è rinchiuso nel suo Sancta Sanctorum nel Duomo di Milano. La cosa... Il merda. La cosa non è molto piaciuta agli altri due, che però poco ci hanno potuto fare se non andare lì e lamentarsi con l'ufficio, col servizio clienti. Il servizio clienti strutturato. Io mi immaginavo però una cosa più bella, il servizio clienti, cioè che ti mandavano a fare una bolla da una parte... Poi per entrare nella prima stanza bisogna fare questo rituale, li facevano tipo spogliare con le docce chimiche, finta. In realtà siamo ancora, se cerchi questa cosa, premi uno. Esatto. E se cerchi questo, premi due. No, stiamo cercando di parlare con l'operatore, per favore. Esatto. Se vuoi parlare con l'operatore, premi... Ma lo sai che c'è un coso, se lo metti che ti passa direttamente all'operatore? Perché quello che è successo è perché avete parlato con una persona, quella persona è andata via per risolvere il vostro problema e non è più tornata, al che avete parlato con un'altra persona, quindi avete dovuto rispiegare la situazione dall'inizio. La terza persona era la progenie di Dante. Ma se non sbaglio io ero entrato in modalità. Allora, tu lo sapresti che era la progenie di Dante, ma in realtà la tua coscienza è altrove, ovvero nel Santa Santorum. In forma spettrale. Io, conoscendo il servizio clienti dei Tremere, li ho mandati a fanculo e sono entrato dalla finestra. Però mi hanno dato il lascia passare a 38. Mi pare giusto. Alla fine ce l'abbiamo fatta. La situazione è che pare che stiano andando a chiamare Dante. Voi siete lì, più o meno incazzati, ditemelo voi. Questo vampiro può essere uno, può essere vero. Esatto. E possiamo cominciare a giocare. Se sentite dei momenti di silenzio, siate clementi, perché ovviamente sono tutti intenzionati a farsi la pelle l'uno con l'altro e continuano a passarmi dei post-it in modo che io che non debbano dichiarare ad alta voce ciò che vogliono fare. Quando ci fidiamo delle capacità di ruolo dei nostri compagni, sappiate che io ho avuto comunicazione asincrone con ognuno dei giocatori durante tutta la settimana. In separata sede, eh?
No, con me sì. E allora? Perché tu sei pazzo. Pensando, no, cosa dice? No, il problema è che con me ha avuto una comunicazione che non ha rispettato lui. Tin tin tin. Frecciatina. Perché io dicevo solo quello al Sire. Ho fatto una brutta... Ok, sì sì, perfetto. Ho fatto una bruttissima cosa con Mantua. No, non è vero, però è divertente perché è facile. Detta così è metallo. Sì, infatti. Ragazzi, sappiatelo. Perché delle scusi? Vabbè che in Italia... Ormai è legale, no? Ah sì, forse. Non lo scusarsi, so, non lo so. Scusarsi? Scusarsi. Ma sarebbe comunque prematrimoniale, quindi. Sentire, ragazzi, la scusa? Beh, data la nostra classe politica pare che non sia legale scusarsi, nessuno lo fa mai. Comunque, arriviamo a... Il mio unico scopo è quello di capire dove cavolo è finito Anton. Allora, cioè io voglio sapere che fine fa, poi per il resto non ma è il che... corpo? No, quello è Sergei. Ok, mi basta. Allora, tu ovviamente ti sei spettriformato e sei anche molto veloce, perché in forma di spettro, se non mi sbaglio, ti sei tipo Usain Bolt sotto... No, un po' peggio, perché quella cosa della seconda di dove voglio arrivare, quanto velocemente ci voglio arrivare, può variare il livello di difficoltà. Allora, avevo tirato e ho fatto qualcosa come 4-5 successi, secondo me basta. Ah, l'avevi già tirato? Sì. Stavo per farti ritirare, pensate che stronzo. Ma può arrivare anche in un posto che non ho mai visto? Sì, basta che so dove, so se chi voglio raggiungere. Ok, puoi andare da una persona. Sì, esatto. Quindi, tu in realtà hai visto quello che è successo attorno ad Anton. Spiegami tu. Aspetta. Comincia a dirgli quello che hai visto di sicuro. Quello che hai visto di sicuro era me in ginocchio che contattavo il Sire. Che però quello... Che non sa che ho contattato il Sire, sa che mi ero messo in ginocchio. Perché lì ce l'avevamo fermato perché aveva detto gli entro nella mente per sentire cosa dice, poi uno dovrà utilizzare un altro punto volontà, famo che no. Esatto. Non l'avevi fatto, avevi fatto anche un botto di successi. In realtà sì. Sì, allora l'avevo speso. C'eravamo fermati lì, non mi ricordo. C'eravamo fermati lì, non avevi fatto le domande. Avevi detto, io mi ricordo che c'eri riuscito. Sì. Se non ricordo male erano tre cose che potevi dire. Esatto. Allora, e non abbiamo, e non hai ancora fatto le domande. Giusto, scusate. Ok, quindi iniziamo con le domande. Che domande? In contropiede. Non davvero. Le domande non sono la domanda, non è la cosa del io chiedo come l'incantesimo di verità. Se sai i pensieri che sto avendo, sono pensieri, immagini, sensazioni, roba di questo tipo, quindi mi dicono di più ma molto meno preciso. Tu chiamale se vuoi. Vai, scusate. Oggi sei serata metallo. Un po'. Sarò, torno in me. No, 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 rimani sul metallo da un po' che mi manca. Tu che mentre mi stai facendo questo io sto tornando su. In pratica sì. Beh, in realtà questo è successo prima. Sì, sì, è istantaneo, mentre sto parlando. Loro non sono arrivati che avevo fatto quell'altra cosa. Scusami, allora in realtà ci avevi messo un po' e li avevi fatti ritardare proprio perché stavi finendo, perché tu hai fatto due prelievi. No, ne ho fatto un prelievo e poi ho fatto una donazione. E un altro prelievo. Tu hai fatto un prelievo, sì. Hai fatto una donazione, mi hai detto quando finisci di computare il suo organismo, sì. Faccio per sicurezza. Quindi di base era lì che stavano, come si dice, che stavano comprando tempo. Era quello, quindi è possibile. Facciamo una cosa. Perché io mi ricordo che lui era sceso quando io stavo contattando il Sire. Sì. Sì, però poi magari la cosa temporale. Facciamo una cosa, in realtà mi ricordo abbastanza anch'io così. Sopra sì, l'otto. No, è così. Per me è così, va bene. Va benissimo, quindi quello che vedi è... Vedo lui in ginocchio che sta contattando Sire. Esatto, di fianco. Io non lo so che stia contattando Sire. No, lui in ginocchio c'è Sergei legato e bloccato. È legato e bloccato in mezzo a una specie di pentacolo, che hai fatto il pentacolo fake sì, esatto. dei poveri, esatto. Dei poveri. Va bene. No, fake. Allora, primo passaggio è un voglio sapere cosa diavolo sta facendo ora, perché io non lo so che pensi certo. Chi ha dato i contatti Sire. Intanto una voce nella tua testa dice di diablerizzarlo. Così. Sarebbe una giusta vendetta, ma no. Sei sicuro di voler bere un premier? Chissà cosa c'ha in corpo. Tu poi diventi un burocrate, è un casino. Oddio, no. Pazzo burocrate, mio Dio. Sai che è bello il potere? Questo è vero. Prende tipo tutte le mie conoscenze di legge e gliele sostituisce a abilità che ha già. Ho due di legge, comunque. No, gli altri però te li sostituisce, quindi non sai più far nient'altro, ma... Sei un'espertizia.
Quindi emozioni, hai detto? No, le emozioni sono visioni. È un po' come davvero guardi nella mente di una persona e... ed è un immagini, suoni, allora, emozioni, okay. Tutto un po'. Vedi il Ravnos che scappa con la spada e poi la cosa che si adombra su Dante e si cupisce e diventa tipo film horror, no? Mi guarda malissimo e che sta parlando con il suo sire, però con questa sensazione di mi ha fregato una volta, basta, adesso prenderò io il controllo e ce l'abbiamo fatta. È ok. La seconda cosa che cerca di capire è un cosa hai fatto a Sergei. Cioè in realtà no, Anton. No, è perché no. Conoscendolo se faccio la differenza. No, aspetta, tu cos'è? Giustamente, tu cos'è? Qual è la tua curiosità? Penso che lui vada a sondare i pensieri su quella creatura. Vado, non conti il nome. Vado a sondare i pensieri cosa ha fatto da quando, ma perché ha portato via in fretta mettendo nel Sanctorum. Cioè è l'idea del cosa mi sta nascondendo. La motivazione. Cosa mi sta nascondendo che ha fatto? Parte una lista che ne ha fatto da 750 anni fa. Allora, nell'ultima mezz'ora, va bene? Perché... no, su questo, sul perché ho portato qui, e vedi che c'è profonda sfiducia nei tuoi confronti. Vabbè, grazie. Infatti, era cosa ci hai fatto? Quella è un'altra. Tu mi hai detto cosa hai fatto portando. Cosa mi hai nascosto nell'ultima mezz'ora? Non puoi fare chiedere cosa ti hai nascosto. Tu puoi sondare dei pensieri. Ok, dove cazzo hai messo Anton? È là di fianco. No, altro lo vedi. Io non so la differenza. Ah, ok. Vabbè, allora, questa è una domanda. Perché in realtà non è che io ti pongo la domanda e tu mi rispondi in maniera delle tue capacità. Io vado a cercare... pensieri di Anton, ma cosa cerchi di Anton? No, non vado a cercare pensieri di Anton, vado a cercare quello che mi serve. Posso fare tipo una... viene spiegata in maniera un po' grossolana. E quando mai, come no? Tante cose in vampiro. Strano. Beh, ma facciamocela perché così. Perché è molto narrativo. Sì, come che è quella cosa della io cerco allora ti aggiungo che vedi che gli ho preso il sangue sì. e sulla sensazione di aver preso il sangue c'è sicuramente eccitazione per lo studio, ma pari al non voglio che si svegli. Okay. Basta, ho una domanda. Tu l'avevi nutrito con del sangue umano okay. L'ho lasciato lì un paio di minuti e poi gliel'ho ritolto. Ok, perfetto. Va bene, in realtà non mi interessa molto altro. Per il resto io rimango lì ad osservare. E io mi alzo e inizio ad andare sopra. Avevo già anche che non hai chiesto perché, ma cosa? Sì, vabbè, ma gli volevo dire solo al sangue di che Anton se vuoi venire. Sì. Okay. Bene. Vabbè. Ma ormai è tardi. Sì, infatti, è tornata in gioco la spada e tutto quanto, perché lui non lo sa. Certo. Seguo Dante su dalle scale. Quando arriva nei pressi vicino a me, io rientro nel mio corpo. D'accordo. È passato veramente molto poco tempo dalla tua ultima minaccia. Non saprei neanche se chiamarla minaccia perché probabilmente... cioè, perché le minacce sono quelle che non si attuano. Probabilmente tu saresti stato deciso ad attuarla, ma vedi Dante uscire da una porta e fartisi incontro. E farvisi incontro. Vedi anche che il Severino si sta svegliando da una pendica. Oh! Chiedo scusa, avevi fatto aspettare i miei sottoposti, i miei fratelli hanno l'ordine di non fare entrare nessuno. Mia colpa, ho dimenticato di dire loro che attendevo ospiti, probabilmente. E mi avvicino. Sei perdonato per l'attesa, non sei ancora perdonato per aver portato via qualche cosa che era di tutti e tre, senza chiedere prima il giudizio di altri due cavalieri di San Galgano. È stato messo al sicuro come cosa migliore che si potesse fare. Non so se sia al sicuro. Ma potete certamente vederlo. Prossima volta che dei primogeniti vengono qui, a meno che non siano stati dati degli espliciti ordini per loro, fateli anche entrare. Chiaro, non nel punto più segreto del Sancta Sanctorum, ma sicuramente farli attendere con qualcosa invece che qui in piedi. Oh, primogenito, siamo molto dispiaciuti. No, la colpa è mia che non vi ho avvisato. Continuate con il vostro lavoro. Prego, seguitemi.
Sì, bambini sgozzati. Esatto. Dopo il suo discorso, mentre lo seguo facendo ma nessuno ci fa caso perché è male. Ma che lì. Li porto sotto nella stanza quella principale dove okay. C'era Sir Grey. Ho una domanda. Come hai fatto i prelievi? Che ti è venuto un dubbio? Beh, non c'erano nel laboratorio dei siringoni o roba varia. No, no, certo che mi stavo chiedendo quanto avevi ferito visibilmente, tra virgolette, il corpo. Perché tu hai detto che c'aveva un punto sangue. Aveva un punto sangue. Quello gliel'ho preso. Esatto. Non so quanto bisogna ferirlo, se vuoi ti faccio una prova di... No, no, di aspetta, ti sto dicendo una cosa diversa. Tu gli hai poi ridato il sangue e di solito... le ferite che non sono troppo gravi per uccidere un vampiro non vengono guarite in maniera automatica, vengono guarite intenzionalmente, ma se questo qua ha due punti sangue potrebbe non essere guarito, se ha... Meglio l'ho ritolti poi. È quello che ti sto dicendo, il discorso se ha, cosa ne so... Un buco nel braccio, sì. Ah, c'era, ok, perfetto. Se non è possibile nasconderlo, sì. Ma se era possibile... una cosa lunga e complicata, ok, sì, allora ha un buco nel braccio. Un buco nel braccio perché non c'erano braccio. Ancora gli erenomani e le siringhe abbastanza sottili, erano quelle larghe e non si facevano le siringate tra le unghie. Eccolo, esatto. Ho provveduto a mettere in sicurezza. Sì, ma erano troppo grosse le siringhe per siringarti tra, sotto l'unghia. Che si svegliasse. No? Guarda The Nick. Scusate. E mentre loro guardano il corpo mi avvicino alla scrivania dove ho messo l'ampolla. Ok. Quali sono le precauzioni che hai preso perché questo essere non venga trovato dal sangue smunto? Che non venga trovato è difficile, ci vogliono rituali lunghi e complessi, non abbiamo ancora avuto il tempo. Per il momento mi sono limitato a impedire che si risvegliasse. E... una minima protezione contro, più che altro, spettri, ma è l'unica cosa che ho potuto fare, indico il pentacolo in maniera rapida. Scusa, ho occulto 5, mi faccio la prova. Tu eri uno spettro. Anch'io ho occulto 2. Sei arrivato lì, quindi sicuramente è una funzione. No, magari sei più potente però, chi lo sa. Io però occulto ce l'ho, anch'io, quindi... E ho conoscenza enciclopedica come conoscenza. Città. Ok. Quindi questo è per te la difficoltà è 6, per buono. Te Nezumi invece Nezumi ha fatto un fallimento critico forse. Per me ha fatto 3-1. per lui è anche contro i vampiri. Si allontana. Ho fatto 5 successi, quindi vabbè. Ah, 5 successi. È un cerchio contro gli spettri, manca tutto il rituale, il sangue, e le candele. Aha. A te pare una stronzata. A te pare... cioè... Io avevo fatto un successo e un fallimento, ho ritirato il 10, fallimento 1. Molto bene. Vampiri. Tremere le loro magie. È una forma molto evoluta di magia che evidentemente non conosci, ma ti quadra. Mm-hmm. Magari per botta di culo le disegni che fanno in Giappone sono simili. Quindi ho già visto questi simboli. Beh. Ah sì? Lieto. Davvero? Incredibile. Sei molto colto. La mia conoscenza è estremamente vasta. Le scuole dei samurai sono le migliori dell'intero mondo. Basta come l'infinito della tua mente, pare. Io sono una campanella, ho chiamato qualcuno. Come vuota è il significato della vita. Eccala. Appunto. Eccala. Io chiamo uno dei cosi, ti dico di chiamare il principe. Che ci siamo, lo sceriffo, anche chi deve venire. Io sto continuando a tenere d'occhio e di farli la boccetta. Entrare. Boccetta ce l'ho in mano. Appunto, continuo a puntare quella. Primogenito Tremer. Mm-hmm. È sicuro avvicinarsi alla creatura? Guardi, voglio essere onesto perché voi mi piacete, Nezumi. Se Severino in questi 400 anni ci avesse fornito un minimo di indicazione sul potere o sull'effetto del sangue di questa creatura,
forse potrei dirle con certezza se è sicuro o no. In questo momento mi sento di dire, se qualcosa dovesse capitare sareste in grado di affrontarla, ma non penso, non so quanto possa essere sicuro. Purtroppo mi mancano delle informazioni di base. E guardo Severino. Severino ha un... Ho una richiesta. Capito. Primogenito. Chiedo il permesso di poter guardare insieme a voi questa creatura finché non avremo trovato il sangue smunto. Le mie braccia potrebbero essere in grado di fermare ciò che i vostri incantesimi non sono in grado di affrontare. Sicuramente se il principe ci ha messo tutti insieme, non so sinceramente alcuni dei membri del nostro gruppo cosa ci facciano effettivamente, ma per altri sicuramente un aiuto è gradito, anche perché se il principe dovesse valutare che questo non è il posto più sicuro, dovrà essere spostato. Una cosa, tu hai sempre avuto il sospetto che ci fossero altre persone che ti stavano nascondendo le informazioni. Però no, hai deciso, visto che questa non era una questione calda, hai deciso di non smuovere le acque, anche perché per farlo avresti dovuto riscuotere un favore che poteva essere utile in altre situazioni. Tanto tempo fa avevi incontrato questi tre storpi, che erano tre Nosferatu, che pareva avessero un interesse molto diretto nel trovare la spada. Tu hai sempre quelli che poi sono andato con loro. Alla fine della prima, tu hai avuto l'impressione che loro sapessero cose che non ti hanno detto. Dopo, sti tre storpi sono finiti alle dipendenze del Nosferatu, che tu, quello che c'era prima, esatto, quello che c'era prima, quello che mi deve favori, esatto, ormai quello che ti deve questo favore. Poi la questione non era più di tuo interesse, quindi non ti sei giocato questa carta. Però tu hai l'impressione che i tre storpi potrebbero sapere qualcosa che non hanno detto. Sì, ma per me è tutta colpa di Severino, nel senso che i tre storpi non me l'hanno detta, ma non mi hanno detto neanche di averci a che fare. Severino mi ci ha mandato con Anton. Sì, è vero. A prendere la spada. Mi ha messo in pericolo, ha creato tutto un gioco di intrighi dietro. Mentre adesso qui solo non mi vogliono dare delle informazioni. Esatto, no, assolutamente. Era questa l'informazione. Lui è malevolo nelle sue intenzioni. Per me. Sì, sì, certo. Allora, questa è un'informazione in più che ti do, te ne puoi fare quello che vuoi, in realtà. Sì, sì, no, difatti, non è stato simpatico in Nosferatu. E dopo poco sono come i maghi ma della strada. Street Mage deve essere una classe di Max, di Shadowrun. È un modo, non so, è un commento no, tipo da vampiro veramente razzista, come le vecchie signore di 55 anni che sono razziste ma non lo sanno, traspare dal modo in cui si esprimono. Tu lo sai che se dici vecchia signora di 55 anni e abbia mia madre probabilmente ti tira dietro qualche cosa. Ma in realtà anche la mia è mamma. Ma poi c'hai 45 anni te, quindi... Ne ho 30! È il più giovane di questa stanza. Sì. Davvero? Sì. Io pensavo di essere il più vecchio. Sono io il più vecchio. Sì. E lui è il più giovane. Simo, torna! Tu sei molto giovanile. Io pensavo avessi... Io sono molto giovanile, ma sono vecchio dentro. Claudia è talmente giovanile che quando va a comprare il DVD di Game of Thrones a Londra, gli chiedono i documenti. E è l'età del mio di 14. Ma è davvero? Sì. È davvero? Sì, sì, c'ero io presente. È per quello che mi sono fatto crescere la barba. Sei fin troppo giovanile. Ok. Passa una mezz'oretta. Abbastanza noiosa, se non volete riempire. Quanto è passato dall'inizio di tutto? 750 anni per dall'assalto al covo sabbatico. Pochissimo, saranno passate un'ora e mezza. Sono ancora di settima generazione per mezz'ora. Ah sì. Arrivano. Io intanto studio la stanza per capire se ci sono degli ingressi secondari da cui Zlatan o chi per lui potrebbe entrare, tipo delle finestre. Allora, tu sei sceso sotto. Cunicoli, allora, cazzo ne so. Tu sei sceso praticamente, avete presente appunto il Duomo di Milano, alla fine si chiama abside, quello, sì. La parte, ok, si scende e c'è la cripta, ok? Sotto la cripta, come raccontano alcune storie, c'è un'altra stanza
da cui siete passati, ma siete poi andati più sotto, dove c'è una Cryptception. C'è questa stanza interrata, dove c'è questa statua di questa Madonna in marmo bianco, con 12 statue nere della Madonna in cerchio che la guardano. Ok? E le fanno brutto. E le fanno molto brutto, molto molto brutto. Sono più Madonna io. Scendendo ulteriormente, arrivate al Sancta Sanctorum. Prego, dimmi come è fatto. Dove sono, la parte principale è formata da tipo cripta, quella di Diablo. C'è una parte centrale che è la sala dove non c'è niente, cioè tipo d'attesa, dove si fanno magari i rituali, quelli più grossi, o si addestrano i tizi. E poi ci sono quattro ali che danno ognuna su quattro stanze a testa, che sono le stanze private di quelli più in alto di rango, di quelli che hanno il diritto di essere qui. Alcuni non possono stare qua nel Sancta Sanctorum, ma devono dormire o nella cripta o ancora più sopra. Ok, l'accesso è uno. L'accesso è uno, e sotto è, a meno che non ci siano proprio tunnel particolari che non, che di non si sa l'esistenza. Che è esattamente però quello che mi domando io, essendo uno sferatu ed essendo abituato a stare nelle fogne, se ho idea che a questo livello ci siano dei cunicoli di fogne di cui lui potrebbe non essere al corrente, esatto, ma che passano vicini e sfondando un muro ci arrivi. Allora, mettiamola così. Io posso passare attraverso le pareti. Beh, allora, aspetta. Quindi almeno, io diciamo, parlo da non sferato che allora, non passa. No, no, dico proprio di vicino, sicuro non c'è niente, ma allora, 10 metri potrebbe esserci qualcosa più in là. Da non sferato, tu sai questo. Dato quanto sei in basso, ci sono sicuramente dei vecchi cunicoli di Milano sullo stesso livello. Al contempo, questo è il Duomo di Milano. Sfondare... Non hanno ancora fatto la gialla. Esatto. Sfondare un pugno, cioè sfondare una parete con un pugno presuppone che la parete sia meno spessa di 2 metri. Cosa che probabilmente è, perché il Duomo di Milano è fatto di pezzi di marmo giganteschi. Quindi anche la cripta sarà estremamente... Cioè anche questa parte interrata sarà sicuramente molto, molto, molto solida e ben protetta. Sì, però se io mi mettessi con Forza 5, Potence... e sti grandissimi cazzi a prendere in un'ora ce la fai, sì, però diciamo che non è che a un certo punto entra qualcuno, mi senti dire boom, no, okay, boom. Beh, okay, è ben protetta. Ah, detto questo, in Osferatu sanno una cosa: tutti i luoghi della curia hanno tanti passaggi segreti e sono tendenzialmente collegati fra loro. Magari qua non ci sono, magari qua ci sono, magari loro riconoscono, magari loro non riconoscono. No, allora, se ce l'erano conosciuti sono stati fatti crollare. Ok. Quelli non conosciuti no. Ma lui non lo sa. Vabbè, io so quello da Nosferatu. Questo sai, a meno che tu non chiedi. No, per ora. Allora, comunque nella sala dove siamo adesso ci sono, c'è un tavolo, delle sedie, al centro c'è un bello spazio ampio dove si possono fare i rituali e suppongo che lui sia lì in mezzo adesso. È al centro del pentagono. Ok. E ci sono anche svariate librerie, cose, però ovviamente di niente di compromettente. Certo, certo, chiaro. A parte un gigantesco cazzo di legno, cioè, in un angolo della stanza, perché anche i vampiri soffrono di solitudine. Allora, dopo una mezz'oretta arriva il principe, seguito dallo sceriffo e dalla primogenita Gangrel. Io mi sono preso una sedia e ci sto lì appoggiato come vecchietti. Io sto assaggiando le pareti per controllare che sia tutto saldo e robusto. Ottima pietra, c'ero quando l'hanno costruita. Prende parola Corrado. Scenografico. Dice che serve contro i fantasmi. È estremamente potente. Mi inchino ovviamente al principe quando... Non fa trasparire assolutamente niente. Comunque è la base di un circolo contro i fantasmi, è tipo quando uno traccia il pentacolo. Potrebbe essere anche la base di una della saltarella. Sì, potrebbe anche essere la campana. Sì, certo, certo. Ok. Mi ragguagliate? Su cosa? Cos'è sta roba? Cioè, quello! No, quello cosa? Disegno? Lui chi è? Ah, è Sergei! Non se lo ricorda? Ah no, lei non è ancora nato. Sì. Ah, non era ancora principe allora. Ah, io gli ho... Non è che ha risposto sì. Ha semplicemente guardato male. Era Claudio che diceva che sei nato, cazzo. Questo è Sergei, un gangrel
che era stato mandato in missione con noi tempo fa da Severino in persona per recuperare la lama di San Galgano. No, io lui non l'ho mai mandato. Era amici vostri, Ikram, vostri no. Di Ikram. No, non miei. Ikram non era mio amico Ikram. A proposito, Ikram dov'è? Ah, ci dovrebbe... Era... Avevamo preso la carrozza, eravamo tornati e tu eri invisibile. Suona la campanella. E... Era arriva qualcuno. Signore? Sì, controllate in giro e se dovesse notare un'intrusione di qualcuno che non si fa vedere, in qualche modo abbattetelo. Ma io l'avevo visto, se non ricordo male. E se ne va. Se non ricordo male, io l'avevo visto mentre andavamo in giro. Me ne ero reso conto. Oh, potrei confondermi. Sì, potrebbe anche essere tu qua. Tu l'avevi trovato e hai fatto Ikram, silenzio. Perché eravamo in due che l'avevano cercato, avevamo fatto il tiro tutti e due, mi sembra che uno dei due fosse riuscito, ma non mi ricordo chi. A me, mi sembra. Io non ricordo. Comunque, dicevo, principe, il... Sì, era stato mandato da Ikram, giusto? Non era un vostro... della vostra coterie, si diceva. Coterie. Ma... Io avevo scelto elementi più interessanti. Questo Gangrel è impazzito durante la missione, ha ceduto alla bestia e ha divorato la progenie di Severino, Anton. E guarda la boccetta. Colui il cui sangue è stato in grado di avere qualche effetto particolare sulla lama, ma Severino non ha mai detto esattamente in cosa consistesse tutto ciò. So solo che la sua progenie e la lama erano molto legate. Sì, potrebbe essere corretto, se ricordo. Non hai detto che ricordi, potrebbe. Aveva dentro questo e scuoto la fialetta. Al che... Guardo la fialetta, è sangue. Al che Caterina... Non ho avuto tempo ancora di studiarlo, chissà cosa c'è oltre il sangue, o che sangue c'è, la vita se lo tenevano in quello stato. Caterina fa due passi avanti. Un prelievo ad un Gangrel. Senza il permesso del principe e senza chiedere nulla a me. Questo non è cortese. Avesse preferito che si risvegliasse e tu, Anton, nel suo corpo, come è già stato, sposto una sedia e faccio un pazzo uno sferato a sedersi accanto a me. Se volete risvegliarlo, sono fatti vostri, sicuramente non qui. Tecnicamente, io devo assicurarmi. Quelli sono fatti del cavalierato di San Galgano. Appunto, io devo assicurarmi che il mio clan sia al sicuro. Ho preso già un grande rischio a portarlo qui. Tieni quel sangue, non è tutto quello che hai preso, lo sappiamo tutti. Credo, ma non possiamo che sia... dimostrarlo, quindi è già materia vecchia per me. Fatemi sapere quando faccia, faccia un po'... Dante, credo che sia l'ironia del parlare sempre di regole e di infrangerle quando ti fa comodo, che ha infastidito la Gangrel. Si volta flessuosa, con la coda che scodinzola, perché ha la coda, ha ceduto un po' di volte alla frenesia, e ti dice: fate quello che dovete fare e fatemi sapere quando lo posso tirare in piedi, penso che mi serva. Sembra volete robusto. Volete risvegliarlo? Si volta, perché no? Guarda che spalle. Non credo che la mente sia quella del vostro Sergei dentro quel corpo. È già capitato che il sangue Malkav... Che se mi avvicina la fialetta indicando il sangue Malkav, io... il sangue Malkav... Mi avanti. Si è dimostrato spesso così forte da prendere il sopravvento. Puoi stare attento con quella fialetta. Primogenito Tremer. Metto di nuovo nel... Il sangue smunto è alla ricerca del sangue di Anton. Giusto? E vista la faccia di Severino, penso che non intenda quello, ma intenda questo. Quindi perché il corpo del Gangrel è all'interno del circolo di protezione e la fiala non lo è? Ah, perché il circolo è inutile. Venire solo ora il dubbio, e poi il circolo, ho detto, era un inizio, non l'ho neanche completato, è quasi praticamente inutile al momento. La Gangrel si è fatta vicino, cioè è entrata nel circolo, si è accucciata di fianco al corpo del Gangrel e lo stanno usando. Quindi dici che forse stanno cercando questo e non quello? È rimasto del sangue di Anton all'interno del Gangrel? Come posso saperlo? Potrei saperlo. Chiamo uno dei miei adepti che ha almeno un grado in taumaturgia del sangue. Ok. Io non ce l'ho.
Ah sì, c'ho tre. Ti sei imbastato la generazione fino adesso. Suona la campanella e dice: lo saprei fare, ma fallo tu. Esatto, perché voglio, vediamo se hai imparato, esatto, bene. Oddio, tirocinante, no. Okay. Infermiera? No, e soprattutto anche perché non voglio assaggiarlo io. Non si sa mai. Questo ha senso. Questo sì. Questo lo fa perché... No, io poi ovviamente chiedo prima il permesso alla Gangrel. Allora, la Gangrel ti dice... Basterà un assaggio per capire di chi si tratta. Il mio naso non mente, non puzza di Malkavian. E poi... fa prima ad andarsene. Mi annuso io. Oh! Questo... Credo di essere io. Uno con questo... un Gangrel con queste spalle... che se dovesse fare casino ricadesse sotto la sua, e indica Severino, responsabilità, a me può fare soltanto che comodo. Ne parliamo poi, fateci quello che volete, lasciatemelo intero però, eh. Chiamo il seguace. Questo Camembert cosa ti dice? 50% Gangrel con un sentore di Malkavo. Allora, quali sono i dati che si ottengono? Il clan, mi pare. E basta? Forse qualcos'altro. E la generazione, forse. Clan, Malkavian, generazione prima. Guarda Severino, faccio... tieni il sangue santorum è tuo! Non ti vado ad ucciderlo! Il taumaturgo può determinare quanta vite gli resti. Se si tratta di un vampiro, quando si è nutrito l'ultima volta, la sua approssimativa generazione... Aspetta, ho troppe difficoltà. Ripetivelo, scusami. Facciamo una per volta. Vite rimasta. Okay. Vabbè, è quello che c'è nella dialetta. È un vampiro, sì. Quando si è nutrito l'ultima volta. Sì. Poco fa perché gliel'ha dato lui. Sì. Mm-hmm. No, però questo l'ho preso prima. Ah, allora non lo so. Questo potrebbe Aspetta, essere. Ma quindi tu gli fai assaggiare dalla boccetta? Quello puro. Ok. Avevo capito dal Gangrel. Pensavo dal Gangrel. No, dalla boccetta. Cosa c'è scritto lì? Lo può bere ex post dopo che è passato del tempo? Cioè, può bere assaggiando semplicemente il sangue di un soggetto. Basta, allora va bene. Ah, i dettagli del manuale dei vampiri. Poi, conosce la sua approssimativa generazione. Sì. E con tre o più successi si è commesso di recente Diablerì. Ok. Però non il clan. Non il clan. No. Non il clan. Beh. Però il numero di successi determina quante informazioni e quanto accurate siano. Va bene. Allora... questo ha 4 di occulto e 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Che sega! Eh? Che sega! Mica ricostruisco tutti io sti tre merda. Cioè, alcuni vengono anche fuori di merda. Mi fa tutti 10. Ha fatto 1, 2, 3 successi. 3 successi, sa anche se ha commesso diablerì di recente. Allora. E definisci di recente? Beh, fa niente. Il manuale di vampiri. Di certo non 750 anni fa, quindi... Parla pure. Sì, è un vampiro. Grazie, i tuoi discepoli. Questo fratello ha un sangue potente. Penso che meno di 10 generazioni lo separino da Caino. Però. E cosa lo dice ad alta voce Severino, eh? Il suo sangue non ha il sapore del peccato. Il peccato è il primo peccato della diablerì. Non ha il sapore del peccato, ma... Ah, bravo. È passato troppo tempo. Dovrebbe avere. No. Ha mangiato tuo figlio? No, quello è il Gangrel. Quello non è il Gangrel. Che cosa gli hai fatto assaggiare, Rubè? Certo, gli ha fatto assaggiare il sangue di... Che per noi è un... per tutti noi è un Gangrel. Ok. Solo per lui è Malkavian, ok? Quindi per quello non lo sto guardando, come dire, che cazzo dici? Non si nutre da tempo, il suo sangue è molto affamato. Potrebbero essere settimane, quasi un mese. E non so. Mi scusi. Dalla testa. Vai pure. Ed ecco che io sto lì in ascolto per vedere se sento delle voci. Eh?
Ah, ok, fammi un tiro di... Fammi un tiro di prontezza più empatia. Non percezione. Allora, prontezza è prontezza di spirito, quindi io la considero più come intuito sesto senso, più come wit. Che in inglese è wit. Ah, quindi allora va bene. Yeah. C'è un bilico. Questo è il bilico. Questo via e quello è il bilico. 10-1, 10-1, 10-1. Perfetto, preciso come me prima. Bello. Va bene, zero. Non, qui sotto non prende evidentemente l'antenna, perché siamo molto l'antenna malcava. Esatto. Ma è lì di fronte. Però, sai. Il satellite. Mi spiace. Niente. Sento niente. Ah. Le dai spool di vampiri. Si congeda. Quindi avete, mi ha detto Giovanni, epurato un covo di sabbatici. Ne abbiamo lasciato vivo uno. Ah sì? Gli avevo dato la mia parola. Erano tanti quelli morti alla fine. L'ultima morte ne ha presi parecchi. Non era la vostra missione. Gli altri 22 sono morti in ogni caso. Dovrete parlare con lo sceriffo e dargli un'accurata descrizione di questa, di questo sopravvissuto. Gli ho detto di allontanarsi dalla città. Gliel'ho ordinato. Non è la prima volta che qualcuno che fa qualcosa di illegale, come in questo caso appartenere o farsi trovare insieme a sabbatici, viene lasciato allontanare dalla città, giusto? Davvero? Guarda, ma ne abbiamo parlato ieri! Diciamo che... Che dura la vita di quello che vuole sembrare pazzo e in realtà lo è davvero. Quali sono i prossimi passi? Perché adesso pare che abbiate del sangue che interessa... Abbiamo un'esca. Sì, però in fin dei conti, mio caro Dante, lo sai, l'esca per Zlatan è per... Faccio confusione con i nomi. Il Gangrel sarebbe l'esca al momento. Non sa che... O il sangue a questo punto. Beh, oddio, non credo che... Stai guardando verso questa fialetta da quando siamo qui senza neanche degnare di un'occhiata il Gangrel in torpore al centro... della stanza. Ma mi pare di capire che lui abbia un collegamento diretto con questo sangue. Io voglio capire qual è l'interesse. È quello strano, è il sangue di un gangre. Qual è l'interesse che questo... Tu stesso hai detto che ha debilizzato una sua progenie. Signori, qual è l'interesse che questo sangue smonto ha in questo sangue? È legato alla spada in qualche modo. Troppo vago. Cosa significa? È tutto quello che Severino ci ha detto in 400 anni. Anzi, neanche ce l'ha detto, l'abbiamo dovuto intuire noi. Non mi sembrava di averlo detto, infatti. Beh, Severino, sai che sei un vecchio amico e a me non piace. Ah, pensavo sai che è un vecchio rincoglionito. Sai che a me non piace prendermela con i vecchi rincoglioniti. E non mi piace far valere la mia autorità all'interno del Principato se non è necessario. No, mi affido al vostro giudizio, quindi... Se chiede, posso rivelare. Certo, alla buon'ora. Non mi è mai stato chiesto. Ti è stato chiesto più volte. Con gentilezza. Fa spallucce. Fa molto spesso spallucce. Però, Sire, vede, c'è un motivo. Adesso, va bene che voi mi ritenete tutti un vecchio pazzo. Io ti ritengo e faccio solo lo un pazzo. Io non ho mai detto che tu fossi vecchio. Però... Ci sono segreti che ignoro bellamente, due stronzi. Appuntando mentalmente uno. Questa me la paga. Per ancora un quarto d'ora sono le più bassa generazione di te. Come fate? Un quarto d'ora. Ci sono informazioni che spesso è meglio non diffondere tra i nostri fratelli per non indurli in tentazione. Penso che sia giunto il momento di sistemare questa questione.
possiamo, se lei preferisce a questo punto che tra i presenti si fida di tutti i presenti e che noi ne dibattiamo e vi illustro i dettagli che conosco, correndo gli eventuali rischi, però è la sua autorità che... Dobbiamo ancora scoprire perché tenessero il Gangrel dentro quella prigione in città. Prima di decidere, voglio capire cosa vi ha portato al Gangrel. Ikram aveva detto? Una scia di sangue. Mm. Fratello Elmo, la progenie del sangue smunto. Ah. Era protetto dai sabbatici. La sua testa ora giace sul pavimento. Ha parlato con la sua testa prima di giacere sul pavimento? Vi ha dato informazioni interessanti? Che... Ha detto solo che era impaurito. Perché sentiva che il suo sire era nei dintorni. Cosa vi ha detto di questo Gangrel? Perché era lì? Che serviva il suo sire. Giusto? No, ragazzi, cioè, qua sono io che ho dei problemi di memoria, non... Io non c'ero quando avete fatto l'interrogatorio. La memoria mia era... Ogni tanto i momenti di pazzia sono perché io non mi ricordo le cose, lui Matteo, detto, non il personaggio. Lui aveva detto che il sangue di Malcolm era una minaccia. Era una minaccia per Zlatan, però. E quindi, esatto. Per la spada. Per la spada. Sì, per la spada. E che Zlatan voleva... E che quindi lui voleva disfarsi della minaccia. Ok, riparto. Paro. E... Severino, tu sai in che cosa consiste questa minaccia? Ripeto la domanda di prima. Se hai qualcosa da dire, è il momento di dirlo. Sì. Autorità del principe. Per quanto tu mi sia simpatico... Siamo allo stesso livello. Tu e il principe? No, io e te. Appunto. Vabbè. Condividi le informazioni che hai a riguardo di questo. Va bene, i presenti sono quindi lo sceriffo, la Gangrel. No, la Gangrel se n'è andata. Ha detto lasciatemelo intero e svegliatemelo quanto sia. Ok, va bene, e noi. Ok. Quindi, in questo momento la voce di Matteo viene sostituita da quella di Claudio. Prego, vai. Ok. Tanto tra una personalità e l'altra. Sì, infatti. Claudio, un appunto. Sì? Vi prego, non chiamate lo sceriffo. Chiamatelo podestà, duce, come volete, ma sceriffo è terribile. Effettivamente. Com'è in inglese? Sheriff. Però in realtà hanno ragione perché... Vabbè, no, non è vero. Però lo sceriffo, fermi. Vampiri ha quella cosa per cui l'indicazione dei ruoli ti dicono sono i nomi che noi diamo per la versione americana. Certo. E gli stesse varianti a seconda del regno, della città, di dove cazzo sei, cambiano. Facciamo una cosa, lo chiamiamo... Però lo sceriffo di Nottingham e lo sceriffo di Nottingham, sì, senza, esatto, essere... Facciamo una cosa, lo chiamiamo Giovanni, e vaffanculo, è tanto il suo nome. Sì. Adesso, io ti dico cosa sai, e tu dici a loro che cosa ci dici. No, facciamo che è più semplice. Tu dici cosa so, io dico questo lo dico, questo no. Ok, tu sai che tempo fa la tua progenie diretta, perché Anton era la progenie della tua progenie. Era il nipote. Sei il nonno. Esatto. Certo, per quello che gli voglio bene. Era nonno Laser. Mio figlio mi sta sul cazzo, ma mio nipote sì. Giusto, i nipoti si pezzi e gore, quindi. La figlia, la tua progenie, tua figlia, una donna, aveva preso sotto la sua ala un Gaul che, di cui si era quasi innamorata e che aveva portato ovviamente quasi sull'orlo della follia. Questo Gaul era tale Galgano, Federico Galgano, ed era un signorotto di Mediolanum che passava i suoi giorni come la maggior parte dei signorotti, ovvero beveva, picchiava, non faceva un cazzo dalla mattina alla sera, viveva nel dissoluto peccato. Questa cosa piaceva molto alla tua progenie. Che invidia. Bei tempi di peste e sfilide. I bei tempi di una volta per Gagano. Lei lo conduce sull'orlo della pazzia, lui si rende conto di questa cosa perché i Gaul diventano subito dipendenti come se fosse una droga dal sangue dei vampiri, se ne rende conto e
prende il suo sbergo, la sua spada, e si allontana da lei e cerca la soluzione di Dio. Quindi va in eremitaggio. Ok? Ad un certo punto lui sente la voce di Dio che gli dice: fermati qui. Questa è peraltro la leggenda di Galgano. Lui era un puttaniere picchiatore. A un certo punto prende, se ne va, si redime e Dio gli dice: tu rimarrai qua per una vita di eremitaggio, pianta la tua spada qui e sarai redento. Ok? Tu non sai se la voce che ha sentito era di Dio, era di Dio o era semplicemente pazzo. Ok? Quello che sai... No, Malcolm, Giovanna! Qualche Malcolm che lo diceva ad sì, altra ecco. Gente che esatto. Ha sentito. Scusa. Allora, quello che sai... Scusa, interferenza, non volevo parlare... È sempre ad ascoltare conversazioni. Come quando sentivi i camionisti con l'uomo esatto. Anche da bambino. Però poi c'era il post su Facebook, sito, oh, un tizio ha sentito la mia conversazione, ha piantato la spada e è andato in eremitaggio. Esatto. LOL. LOL, Roffle. Roffle, Nubo. Quello che sai, però, e questa era... è ciò che ti fa dubitare che il messaggio fosse in qualche modo divino, è che questo stramaledetto Galgano si è fermato in mezzo di un locus dei lupi. Porco lupo. I locus dei mannari sono luoghi sacri dei mannari che hanno una forte concentrazione di energia sacra al loro interno. Lui è piantato questa spada. Ma sacri? Sacri. Okay. Lui è arrivato a sta spada nella roccia. Sono sacri per cioè, i mannari. Lui ha piantato sta spada nella roccia che si è piantata in effetti. Ma era la schiena di un lupo mannaro. No. No. I mannari l'hanno lasciato. E da lì è stato. Non era la schiena. Però il lupo mannaro è piaciuto. Allora, la cosa poteva fermarsi lì. Questo qua poteva morire in solitudine. Ma tua figlia, sta stracazzo di figlia, che cosa ha deciso di fare? Ha deciso che aveva una chicca per lui e non lo poteva lasciare andare. Ah, allora, sì, una chicca vuol dire era invaghita di lui, non ci voleva rinunciare. Va bene, no. Ok. Allora ha chiesto a Trenosferatu, che ha pagato profumatamente, di andare lì e recuperarlo e riportarlo indietro. Questi Nosferatu si sono addentrati nel territorio dei Mannari senza farsi vedere, non ci ha mandato altri Malkavian perché erano Nosferatu, ok? Cioè, gli servivano le spie, quindi ha mandato i Nosferatu, loro sono arrivati. Allora, il tuo sospetto è questo. Galgano aveva i talenti di un risvegliato. Okay. I risvegliati sono i maghi di... Okay. Ed è per quello che è riuscito a fondere la spada con la roccia. King Arthur. Quando sono arrivati. Quindi Semola era un risvegliato. Esatto. Quando sono arrivati i Nosferatu per prenderlo, lui per cercare di difendersi ha preso la spada, l'ha estratta dalla roccia e gli ha fatto non si capisce come un culo così. Non si sa se la spada sia stata benedetta dall'energia del locus, se lui con i suoi poteri di risvegliato l'abbia infusa in qualche modo sia dell'energia del vampiro che aveva perché aveva bevuto il sangue del vampiro, sia delle sue capacità di risvegliato, sia dell'energia del locus. Ok? Quello che è successo è che questi tre sono diventati poi i famosi tre storpi e sono tornati, esatto, a casa presi con le pive nel sacco. E prima non erano i tre storpi, si erano tre storpi uno per questo. Tre brutti in uno starato. Tu li hai visti i tre storpi? A uno manca una mano, l'altro è zoppo e l'altro c'ha uno sfregio in faccia. Ma non sono cose... E non riescono a guarire queste ferite, in nessun modo. Ora... E in tutto pare, questo... Allora, pare che tua figlia, per cocciutaggine, abbia... liberato una minaccia tremenda per i vampiri che è una specie di coesione, fusione fra tre energie differenti che di solito non partecipano fra di loro. Tutte, grazie. Tutte fuse nella spada. Prego. Bella Severina. Quanto di questo ci dice? Calma. Okay. Questo Galgano poi si è perso, se ne è persa la traccia. Tu hai mangiato tua figlia, cioè hai staccato la testa perché ti aveva fatto un po' incazzare e ti sei tenuto Anton. Perché? Ah, pensavo fosse la poltrona, io, figurati. No, la poltrona è un'altra cosa. Ma non è parte di questa storia. Ma questa è un'altra storia. Scusate, di questo non vi dico niente, perché non c'entra niente. Ora, che cosa sai? Sai che per distruggere la spada serve sicuramente una partecipazione delle tre energie che l'hanno creata. E il legame
col mondo dei vampiri che ha la spada, è il sangue della tua genia. Non tanto della mia genia, ma della genia del, della tua progenie. Della mia progenie. Siccome la mia progenie ha avuto soltanto Anton, l'unico sangue in grado di distruggere a quel punto rimanente è quello di Anton. Senza di quello la spada continuerà. Quanto a girare. Quanto di questo ci dici? Tutto tranne la parte di gossip. Cioè, quindi la parte quella dei tre storpi? No, quella... Quella c'è, tua figlia, no. Okay. Il fatto che tutto questo qua è venuto fuori perché mia figlia si era presa una cotta, una sbandata per questo qui, è un goal di mia figlia, ha fatto sta cagata. Okay. Che era poi questo taglio al grano. Quindi è praticamente indistruttibile. Ah, altra cosa, voi dovete farmi un tiro di occulto più intelligenza per sapere che cosa cazzo è un risvegliato, perché non tutti i vampiri lo sanno. Deve andarvi di sfiga, però. Non c'ho un vantaggio perché sono un tremer. Quindi sono un mago. No, è un vantaggio perché c'è un sacco di dadi che tiri. No, per dire. Non è uno svantaggio, no. Lo sai. Difficoltà 6. 4 successi. Vedo 2 e 1. 3 e 1. E la Madonna. Te l'ha detto che era in svantaggio? 0. 0? Non ci posso credere. Non hai fatto niente. Non ho i dadi. Non ho i dadi. I pool di dadi di vampiri. Oh. Ma non è il pool di dadi, è solo sta cazzata degli uno. Sì, quella degli uno è una cazzata. Beh, il pool di dadi con la cazzata degli uno. Ma basta che togli la cazzata dell'uno e diventa già più normale. Sai cosa ti dico? Che tu hai fatto 0, non hai fatto meno 1. Pensi che lo svegliato sia qualcosa di simile alla tua come si dice, oniromante che c'è nel bosco. Ok. Okay? Quando in realtà una tizia quello... con poteri un po' diversi da, sia da quelli dei vampiri che da quelli ma dei. Ma comunque accomunabili alla taumaturgia. Vabbè, teoricamente lui comunque ha visto una strega quando eravamo in Secoli Bui. Lei pensa che sia qualcosa di simile. Okay, sì, sì, sì. Però guarda che non è vero, perché quella lì ha i poteri simili a quelli dei mannari, non simili a quelli dei risvegliati. Sì, dal punto di vista di uno che non lo sa. Cioè, beh, se è ancora viva, noi una strega la conosciamo. Ma poi gliel'abbiamo strappata la lingua al... La lingua gliel'hai data. Gliel'abbiamo data, sì. Poi hai contratto sì, altri, però quella gliel'hai data. Una strega la conosciamo, quindi forse il potere dei risvegliati possiamo attingere. Il problema sarà quello dei mannari. Ai mannari forse potrei pensarci io. Ma davvero? Hai contatti con i mannari? Non esattamente, mi sono scontrato più volte con uno dei loro leader. Abbiamo instaurato un rapporto di amichevole odio. E mutuo rispetto. Io faccio la faccia, non credo minimamente. È la stessa faccia che si dipinge sul volto di Giovanni. Di Giovanni. Io mi sono preso a sberle con i mannari. Simpatia non l'hanno mai dimostrata. Forse nella vostra lingua simpatia ha un'accezione diversa. Potremmo dire rispettoso onore tra di noi. È più plausibile. Corrado dice: tirata per i capelli, ma se avete delle speranze o dei mezzi, è meglio sfruttarli. Il problema è che per Nezumi, appunto, di provare a fare seguire questa strada, e per me provare a contattare questa nostra vecchia conoscenza, lascerebbe qui Sergei e il sangue sprovvisti di protezione. Beh, cerchiamo di capire di capire questa cosa. Sergei è un canale per infinito sangue, e io non penso, quella fiala è pericolosa, penso che questo Zlatan, se è influenzato in qualche modo dalla spada, vorrà sbarazzarsi di Sergei e della fiala. Ma questo è quanto ci è dato pensare. C'è quel particolare, mio sire, che mio principe, scusi, in fin dei conti gli unici a sapere che c'è una fiala con il sangue di mio nipote siamo noi. Senti nella tua testa la voce di Corrado che ti dice: se ne hai preso altro, non dirlo a nessuno, neanche a me. E ti fa... Stai proponendo di uccidere il Gangrel, di lasciarlo morire alle mani di Zlatan. Senti, Anton, in modo che mi sia convinto. No. Eh? No, per favore. È tuo amico? No, sono dentro io. Finisco
Finisco. Ah, c'è dentro lì? Sì. Anche? Certo. Sei ovunque? No, sono solo lì. Sto parlando ad alta voce, Sono solo lì. E la fiala? Ma la fiala, ma ti pare che posso essere in una fiala? Mi serve il resto, no? Come ti parlo altrimenti? No, non me lo bruciare, non... Poi finisco nella rete, lunatica, galleggio per l'eternità. Vabbè, gli ultimi anni che hai fatto. Comunque, ma infatti sono stanco, sono stanco. Ma gentilmente... Io guardo Nezumi. E io scuoto la testa. No, scusate, ho fatto un errore. Ma non fa niente. No, questo angle può stare benissimo dove volete. No, non distruggiamo il Gangrel. Quindi Zlatan verrà qui per il Gangrel? Vabbè, sì. Non per il sangue, quindi voi conoscete per il sangue del Gangrel verrà qui, cioè, no, per... quello che mi manca, e lo dice Corrado, quello che mi manca in tutta questa equazione è come la spada influisce su un vampiro e cosa. Credo che dovremmo chiedere a Ikram, mi pare che fosse quello con più informazioni. Trovatelo a proposito, trovatelo. Ok. Prego, trovatelo. Prego. Era, Dio mio, era contro oscurità. C'è la prova esatta, Ah, ok, perfetto. Contro oscurazione, lui è di livello uguale pari al mio, no? Sì. Quindi è una prova contrapposta, percezione più sotterfugio mio e lui persuasione più sotterfugio. Okay. Difficoltà 7. Vabbè, certo. 3. 3. 3 3 4 5 ho 10 dadi tirati, 3 successi del cazzo. Io ho fatti 0 con 9. Ci sono 2 3 1 2 1 difficoltà 2 successi lui, 3 io, quindi lo vedo per vedere se è nella stanza, dici? Sì, per vedere se è nella stanza, perché anche secondo me è nella stanza, se non è scemo. Un 10. Aspetta, tu hai Auspex a 5? Ah, no. Devi avere Auspex pari, se è inferiore, okay. Non puoi. Allora niente, succo le banane. Nella stanza, alle spalle di Nezumi. Ah, ok. Mi guardo dietro alle spalle. Allungo, cioè, la assolutamente niente. Ah, e su? E che cavolo? Un po' di rispetto per un primogenito. Arretra silenziosamente e fa per uscire. No, 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 no. Chiudi la porta, per favore, chiudi la porta, chiudi. Allungo la mano sulla spada e gli dico, mostrati se sei qui. Al centro della spada, al centro della stanza. Al centro della stanza. Non so chiudere la porta. Al centro della stanza compare Ikram. Io sto già pensando al culo che faccio ai miei sottoposti. E ti guarda. Grazie, saluto. Allora, prima di rincoglionire. Appena prima di comparire, ti guarda come dire: che cazzo? Cioè, ti guarda così, non capisci. Però, ti guarda e dice: porca. E poi. E poi compare. Rimetto via la spada. Sono contento che ti sia unito alla nostra conversazione. Non ho potuto fare l'unica cosa che avrei, che te, da strategia che potevo fare, che era leggere nella mente e dirgli se vuoi mostrati, se no no, perché mi costava un punto volo. Io guardo il principe, che ormai mi conosce da anni, con quello sguardo, per dire: se non mi fermi adesso, io lo appendo a un muro. Non era stato invitato qui. E lui ti dice nella testa: bel silenzio, è un discorso intenso. Aspetta, perché lui è combattuto. Gli dice: ti dice, questo per me è il tuo dominio. Decidi cosa ti è più utile fare. Mi giro e lo appendo al muro. Ok, fair enough. Purtroppo lo spari contro un muro. Invece. Non sei stato invitato qui, Ikram. Vi stavo seguendo all'inizio della missione, lo sapevate. Lo vero? Spingo un po' sul muro. Fai un po' di crepe, no? Ma io sapevo dove era. Non c'era pericolo che facesse del male. Lo lascio cadere a terra. Ti immagino. Però, sì, cioè nel senso. Sotto la mia responsabilità, ci stavo attento.
Non cominciare a ridere. No, lo guardo mai. si vede il Majesty che si sta per accendere, ma poi non si accende. Comunque anche Pietro conferma che sceriffo viene dal arabo. Potrebbe essere una cazzata, però. Fonti, ci credo. Sono le voci nella testa manca. Se non credi a quelle, scusa. Abbiamo basato un'avventura su credere alle voci nella testa manca. Che volete sapere? Ti sei fatto una domanda? Sì, la spada come influisce sul... Lo sa meglio lui, giuro. Questo non nascondo io. Sì, io ho informazioni a riguardo. Beh, allora, quando tempo fa io ho fatto impugnare la spada a Zlatan con l'inganno, pensavo che l'inganno. È vero, gliel'ha fatta impugnare con l'inganno. Vabbè, lui è convinto di sì. Gli ha detto non la prendere, e Zlatan l'ha presa. Per lui ha funzionato il gioco, il giochetto mentale da rinforzo negativo. Ero convinto che la spada lo avrebbe semplicemente spinto a una sete di sangue nei confronti dei vampiri. Io personalmente ero intenzionato a far crescere il potere del suo sangue e poi impossessarne. Lui lo dice tranquillamente, non c'è ancora la camarilla. Dopo questo ha detto il Santa Cantalon Tremere. Sì, sì. Lui cos'è? Un? Assamita. È una samita. Vi ricordate l'ultima volta che una samita è stato dentro un Santa Cantalon Tremere? Era per fare... Non verrai più niente! Lui è, come si dice, ha una natura particolare, quindi si comporta di conseguenza. Dopodiché però, sempre uno o due passi indietro al buon Zlatan, ho seguito le sue orme e ho potuto constatare che il suo sangue si faceva sempre più debole e la sua fame sempre più forte. Sembra che la spada riduca il vampiro a un guscio vuoto e che gli dia qualcosa di simile a una dipendenza. Ma la personalità rimane? Penso di sì, perché si è sempre mosso. Allora con... non siamo messi bene. Penso di sì, perché si è sempre mosso con intelligenza, altrimenti non mi sarebbe sfuggito tutto questo tempo. Non è diventato una bestia setta dal sangue. Zlatan già lo era, non in maniera, a modo suo, sì. Quindi cosa posso dirvi? Posso dirvi che non sappiamo se abbiamo a che fare con un vampiro nel vero senso della parola. Non possiamo sapere se che cosa gli scorra nelle vene. Ecco, sappiamo di certo che ha un legame forte con la spada, sappiamo di certo che probabilmente dipende dalla spada e che se riusciamo a togliergli quella, lui potrebbe risentirne. Ci sono molte cose che non so. Quello che so è che ha un grande potere, probabilmente fuori dal nostro controllo diretto, ma lo trae dalla spada. Detto questo, potrebbe non essere influenzato da cose che normalmente influenzano un vampiro. Nel dettaglio posso soltanto tirare a indovinare. Sicuramente non è influenzato dall'ascendente. È stato provato e chiamato più volte. Beh, già questa è un'indicazione. Altra cosa che posso dirvi è che... E mi sistemo la tunica accarezzando il colletto blu. Io penso che se siamo qua sia anche come qualche... sia anche per risultato della sua macchina... di qualche sua macchinazione. Non ci avrebbe... Per Zlatan? Sì, sì. Così furbo? Sì, non chiedetemi come, non ho ancora messo a posto i pezzi del puzzle, ma... I pezzi, scusa, non ho ancora dipanato l'enigma, puzzle non c'è. Ma... Potremmo fare a pezzi il gang, punto i puzzle, spargere i pezzi in giro per... E se dice che è veramente così potente oltre il nostro controllo, se questo Zlatan fosse... Sigfrido.
Un vampiro. Pare abbiamo visto nessun tipo di spada. Con cosa ha mozzato la testa? Ma non è la stessa spada? No, assolutamente no. Era una... Ma avete detto che è un maestro delle illusioni. Anche questo è vero. E se fosse semplicemente in città per cercare informazioni sulla progenie di Severino? Non abbiamo fatto niente per punirlo dopo quello che ha fatto, aver ucciso un primogenito Toreador dentro l'Elysium. Se è lui veramente Zlatan, mi dispiace principe, ma penso che Venezia, mi hanno detto, essere una bella città. In realtà abbiamo fatto qualcosa. Mentre voi facevate il vostro lavoro, io facevo il mio. Venezia rimane una bella città se lui dovesse essere Zlatan. Potete spostarvi. Ma anche Mosca. Dicono che il Giappone sia bellissimo in questo periodo. Da lì, com'è il Giappone? I ciliegi in fiore non li potrete mai vedere, però dicono che siano bellissimi. Beh, di sera. Ma sono chiusi i fiori. Giusto. Sì. Spero ovviamente che non sia così. Anch'io. Io... Ma è un'opzione che non escluderei a questo punto. Beh. No, io la escluderei appunto perché... Speri che non sia quella. No, non possiamo farci niente se fosse quella. Beh. Dai. Chi è che ha fatto beh? Scusa, questo era Giovanni. Questa è probabilmente una delle più grandi biblioteche di Milano. Fa un gesto attorno e le pareti sono del sangue attorno sono tappezzate. Questo è solo un DLC. Ecco. Quindi, Ora che sappiamo... Direct Library Compendium. Perfetto. Deus Libris Compendium. Discrete Library Compendium, perché nessuno la conosce. Ora che abbiamo informazioni maggiori sull'origine della spada, su che cosa è successo, su cosa la... Sarebbe troppo lungo per voi cervelloni documentarvi e scoprire magari qualcosa di più su come dovrebbe essere distrutta, su se serve la spada o se basta un rituale che la roba... Se l'unica soluzione... Abbiamo state fatte svariate ricerche negli anni sulla spada, ma a quanto pare Severino, le informazioni che ci ha dato non penso che potrebbero aiutare a... come si dice... rimpicciolire l'area di ricerca. Ma prima di pensare a come distruggere la spada, non è caso di recuperarla? Credo che Giovanni stesse chiedendo se non è possibile distruggerla senza possederla fisicamente. Io so di rituali magici che permettono di distruggere cose senza... Sì, esistono anche in grado di crearli. Ma non posso creare la lama di San Galgano, un crogiuolo di magia e di potere dei lupini e risvegliati. Io vi parlo di semplice strategia. Non possiamo agire in difesa, dobbiamo agire necessariamente in attacco. Non abbiamo abbastanza informazioni per agire in attacco, sceriffo. Non le avremo neanche in difesa, ma lasceremo la possibilità a chi le informazioni le ha di passare all'attacco, e questo... Ma non sappiamo dove attaccare. Intanto dobbiamo trovare gli alleati che ci permettano di completare il rituale. Perché non possiamo... Se è vero quello che abbiamo sentito, potremmo essere pronti a un confronto diretto con questa creatura. Beh, Nezumi, primogenito Nosferatu. Potresti chiedere ai tre storpi. Probabilmente saranno interessati a distruggere la spada più di noi. Sì. Se è vera la loro storia. Probabilmente hanno un certo odio per la spada. O Brahma, entrambe vanno bene. Sapete, Brahma. Io sono... Zlatan era un debole. Sapete, io sono morto come essere umano colpito da un colpo di colubrina, vi ricorderete. Questo significa che mi sveglio ogni mattina con una zoppia che mi lascio alle spalle con un minimo dell'utilizzo della mia vite. Anche voi potete guarire gravi ferite. Nezumi
anche ferite che normalmente sono al di là della possibilità di un normale vampiro. Se questi storpi sono rimasti storpi e rimangono storpi nonostante il potere del loro sangue, potrebbe voler dire che le ferite della spada non si possono guarire. Beh, questo è rilevante. Questo è molto rilevante. Tu non sei prima linea. Ecco. Ma per chi non lo è, ti assicuro che è molto rilevante. Hai mai visto una volta che in un'occasione importante non sono stato in prima linea? Allora è molto rilevante anche per te. Faceva già parte della minaccia di Zlatan. No, quello che sto dicendo è che abbiamo, io personalmente ritengo di avere un'eternità davanti. Se in una battaglia mi trovo storpio e lo rimango per tutto il resto della mia non vita ti e secca. Per tutte le notti, sì, è un rischio che va ben oltre il potremmo rimanerci secchi. Quindi la soluzione rimane Venezia? Da quel che mi raccontate, anche Venezia non è una soluzione. Io non fuggo. Era ironico, appunto, quindi non ci possiamo fare niente su quella. L'unica cosa che posso dire è stare attenti a non farci colpire. Ma se vado a preparare un po' di carne da macello. Sì, ma scusate. Sempre comodo. Scusa. E se ne va. Ricorda, migliore la carne, più possibilità ci sono che tu possa passare la tua eternità. Sì, ma a proposito di carne. In pace, tra l'altro. No, perché usare la carne nostra se non potremmo sfruttare qualche altra carne? Sto cazzo! No, scusate. Severino, so che quello che vuoi dire di solito non è mai quello che stai pensando, quindi esplicita un po' questa... Cosa è diverso questo dal fatto che lo sceriffo stava andando a prendere dei seguaci? Va a prendere dei seguaci, ma... non so, intendeva figliocci vari sparsi o andiamo direttamente di vacche? Perché non entrambe? Why not both? Se andassimo direttamente di vacche, il fatto è che rimangano storpi. Io, Ikran ti dice, se c'è una cosa di cui sono quasi sicuro è che Zlatan è guidato dalla sete del sangue dei vampiri. E noi gli facciamo una trappola. Prepariamo un banchetto. Prepariamo un banchetto e... Tutti più anziani. Credo che il banchetto sia già servito sul tavolo, indico il Gangrel. Ah, sì, peraltro, appunto, quindi un po' di vacche. Potremmo spargere la voce che per provare abbiamo scoperto il modo per rendere inutilizzabile i poteri della spada e organizzeremo un banchetto dove tutti noi ci nutriremo della carne del Gangrel. E così diventiamo invulnerabili agli occhi di Zlatan, che ci vuole, vorrà impedire di... Sei saggio! Potrebbe avere più senso a questo punto, perché di solito nelle leggende sono questi piccoli dettagli che fanno la differenza. Una volta mangiata la carne del Gangrel, il suo sangue sarà nostro, e quando verremo feriti dalla spada, la spada si distruggerà. Così potrebbe anche avere paura a ferirci con la spada. Nel caso se... Zlatan... Non è così fesso? No, Zlatan non penso che abbia una grandissima cultura in cose legate... Basta spargere bene la voce nei punti giusti. Abbiamo manovrato la politica di questi ultimi 300 anni. Non dovrebbe essere più complicato di quello? Beh. Anche a Zlatan siamo poi importato molto di quello che abbiamo fatto negli ultimi 300 anni. Beh, ma se vuole il Gangrel e si sapesse che così spaventati dalla spada e dall'annuncio che lui sta arrivando abbiamo deciso di tentare tutto per tutto e divorarlo, fare questa infrazione alle regole. Beh, c'è da dire una cosa. Qualcosa di molto verosimile è che se tutti noi divoriamo il Gangrel, lui non ha più un vampiro da togliere di mezzo per togliere di mezzo il sangue di quel Gangrel.
ma da togliere di quindi mezzo. Quindi potrebbe cercare di fermarlo? Potremmo usarlo come esca? Potremmo provare ad attirarlo così. Però è anche vero una cosa. E su questo non transigo, dobbiamo avere le informazioni necessarie per sapere come distruggere la spada, perché non sappiamo quanto sia potente, quindi non sappiamo, non siamo sicuri di poterlo contenere una volta che l'avremo attirato. Se è vero quello che dice Ikram, lo guardo un po' storto. Ha affrontato ai tempi probabilmente con il massimo del suo potere. Era un umano, sì, ma probabilmente più in sintonia con i poteri della spada. Ha affrontato Trenosferatu, tutto un principato, magari con l'aiuto di Sigfrido. Non penso possa fare nulla. Sempre che Sigfrido non sia Zlatan, torno a ripetere. Potremmo invitarlo a partecipare al rituale comunque. La mia remora è che... Quando è che arriva allora, a risceglierlo? Esiste un modo per smascherare le illusioni? Le illusioni a non che tu sappia. Quelle di... Allora, sì, non quelle di Aravnos. Il chimerismo non... L'unico modo per il chimerismo è l'interazione diretta. No, anche a Auspex. Sì. Allo stesso modo un vampiro che possiede Auspex può tentare di svelare le illusioni create con il chimerismo. Il giocatore deve dire al narratore che il suo personaggio sta cercando attivamente di scoprire l'illusione, quindi vengono confrontati due punteggi, come con l'oscurazione. Se sono uguali, si tira persuasione sotterfugio e percezione sotterfugio con difficoltà 7. Ok, perfetto, va bene. Allora, è sotto Auspex. Corrado stava dicendo... sentite, quello che mi... La prossima volta che guardi Sigfrido, dagli l'occhiata. Quello che mi dà noia è questo. Sappiamo come funziona con i vampiri che vogliamo mettere fuori combattimento. Gli diamo una dose sufficiente di schiaffi, li riduciamo in quello stato, e indica Sergei, dopodiché se li vogliamo proprio docili, gli diamo una gocciolina del nostro sangue per 3 volte e loro bevono e cominciano ad avere... sogni su di noi e vogliono essere molto gentili con noi, li teniamo fra la vita e la morte, sono docili e asserviti. Se lui non fosse più vampiro? Se lui non potesse andare in torpore? È questo che mi sto chiedendo. Una volta perso tutto il sangue? Ce l'ha? Non ho capito. Il fatto è questo. Non ha sangue? Non ne ho idea. Perché lo chiamate sangue smunto? Ah, io lo so! Ti faccio cenno di parlare. Lo so. Sì. Ah, ok. No, non era vero, scusate. No, era munto, perché glielo tolgono. Vediamo se me lo ricordo sta cosa. Vai, non ti preoccupare. Tu ogni tanto speri che io dica qualcosa di interessante che va bene da utilizzare, né? Non perché solo lui. Ok. sangue smunto perché, vedete, la spada... abbassa la generazione di noi vampiri, ci rende più lontani da Caino, ci toglie... ci rende più vicini a un essere umano. E visto quanto tempo l'ha tenuta Zlatan, è possibile che ormai sì, ma se un essere umano, se un essere umano gli si toglie il sangue... Ma non toglie il sangue, toglie la vita. No, noi siamo in grado di togliere il sangue e allargo le mani verso il Sancta Sanctorum e si accendono delle fiamme dietro. A me è pensato una carriera teatrale. Comunque... Il simbolo sulla fronte. Esatto. Non aiuta. Non c'è ancora abbastanza trucco. Sì, ma non è che ti toglie il sangue, toglie il potere dal sangue. Ma noi gli togliamo il sangue e ammazziamo qualsiasi cosa sia: lupino, vampiro, umano, ghoul. Sì, è possibile. Allora, questa è la speranza. Io voglio che venga verificata. Io non voglio che. Non voglio trovarmi davanti. Non voglio che i membri più importanti del mio principato si trovino davanti a una minaccia che non sanno come uccidere, che non sanno come tenere ferma, che non sanno come contenere. Per quanto mi riguarda, Zlatan può rimanere vivo e vegeto se sappiamo che sta all'interno di
un sarcofago di 10 tonnellate di acciaio e che non può passarci attraverso. Lasciamo lì per il resto dell'eternità con la sua cazzo di spada, non mi interessa. Sigillato 100 metri sottoterra, ma dobbiamo sapere che non esce da lì. Beh, in teoria non dovrebbe avere alcun potere una volta che non impugni la spada. Anche questo... D'altra parte, se poi Nezumi non può non riesce a tagliargli un braccio per prendere la spada, io non sono in grado di strappargliela di mano con i miei poteri. Lui non è in grado di farlo impazzire e di darci la spada spontaneamente. Che hai detto che io faccio impazzire le persone? Sei un Malkavian. E quindi? Basta che ci parli. Sono solo voci. Sì, immagino. Nella testa. Se tutto questo non dovesse funzionare, a questo punto siamo già belli che... veramente, definitivamente morti, quindi perché preoccuparsene? Il mio flagello, e sorride, siete voi? No, il mio flagello Sigfrido ha promesso di eseguire incondizionatamente qualsiasi mio ordine diretto. Il vostro flagello? Mi sono perso qualche passaggio. Si è autoeletto flagello poco fa. Mi fa comodo che sia così. Quando, subito dopo essersi esiliato ai confini di Mediolanum. Mi pare tutto troppo servito su un piatto d'argento. Mi va che sia così. Il nostro flagello, uh-huh. Sigfrido. Sì, sì, signore, vado avanti. Che è il mio flagello. E si chiama Sigfrido. Oh, ragazzi, per tutta l'eternità, che cazzo volete? Ha promesso di obbedirmi. Quindi voi, Severino, sì? Che il pasticcio in qualche modo l'avete combinato. Mi guardo attorno. Eh? Per legge della Camarilla... Ce l'ho fatta! Me ne vado! No, ciao. Nessun cattivo sentimento nei tuoi confronti, ma le leggi della Camarilla dicono che le azioni della tua progenie sono tua competenza e le azioni della tua progenie hanno portato alla creazione della spada. Vero? Prima della creazione della Camarilla, ma adesso qua abiti. Infatti mi tiro su e faccio... Dissento, mio sire, non vi sono punizioni retroattive nella Camarilla. Per problemi prolungati, sì, non rientra in quelle eccezioni. Ma non è questo il punto, non vogliamo toglierci di mezzo un'altra persona che può aiutarci. Stavo dicendo che però tu ti assumerai il rischio di andare da Sigfrido e guardare oltre l'illusione eventuale. Ah, ma vabbè... E inoltre vorrei dire... Sì. Di non rendere se dovessimo poi decidere di provare con l'inganno e del banchetto, di non dire a Sigfrido che si tratta ovviamente di un sotterfugio. Ah no? Il suo potere potrebbe essere più grande del tuo di discernere le illusioni. Il mio potere è più grande del tuo. Lo sei? Ha scoperto la terra zigrinata. Ora, vediamo se possiamo fare uso del suo aiuto. Mai. Non vedo il problema. Intanto così. Mi preoccupa che Nezumi continui a pensare che Sigfrido sia Zlatan e sta facendo preoccupare anche me. Io sono preoccupato, data com'è andata. Intanto parlate con la vostra strega. Io cercherò di contattare i mannari e cercate di farlo in gruppo. Non voglio che ti strappino le braccia così, visto che dovrò andare dall'altra parte. No, questa cosa fatela assieme. Ah sì. Certo, anche parlare con la strega? Sentite, io rischi non ne voglio. Muovetevi la prossima notte, fate queste cose in fila. Andremo prima a parlare con la strega, è capace in un certo modo di prevedere gli eventi che accadranno, potrebbe esserci utile come primo passo. Voi due avete licenza di stare lontani da Sigfrido e lasciare prendere il rischio a Severino. Ovviamente. Come? Sia fatta la volontà del sire dentro di me. Volevo vedere se avevo musica tra le possibilità, perché volevo provare a comporre e sarà un'avventura. E si congeda lasciandovi tutta la notte davanti, perché lasciandovi il sorgere del sole praticamente davanti, perché avete fatto il ride, avete discusso, bla bla bla. Ma noi ci abbiamo messo 2 ore a fare il ride. Due ore a fare il ride, un'ora a discutere, mezz'ora a discutere, più uno. Sì, beh, è vero, avete 4 ore più o meno di buio. E io ho soltanto dubbio risvegliare Sergei. Io offro a Nezumi il mio armento.
Io rifiuto delicatamente ed educatamente. Io bevo. Beh, non mi nutro di esseri umani. Non ho fastidio. Ah, non c'è problema. Ci vediamo domani notte, vero? Mi tieni d'occhio il ragazzo? Lo terremo d'occhio. Non ho intenzione di allontanarmi. Bravissimo. Mi sembra un'ottima idea. Vuoi qualcosa? Una sedia? Porgo la sedia. Preferisco aspettare in piedi la mia morte. Oh! Lo trovo molto ironico, ma va bene. Sicuro sì. Di non volerti nutrire? Hai dei topi. Ikram? Ti nutri solo di animali? Una bevutina prima di andare a letto? Devono essere per forza ratti? No, sì. Ce l'avremo qualche animale su cui facciamo esperimenti strani? No, se ne frega gli animali, no. Come no, per sperimentare il sangue, per mandarlo in frenesia? Ma gli errato, ma no, non c'è. Sui polli. Sì, si possono fare gli animali. In osterato fanno i ratti gol, infatti. Sì, si possono fare. Guarda se non lo fanno anche i tremeri, i miei tremer lo fanno. Che schifo. Boh, sì, va bene. Per studiarli. Cioè, deve, allora ci li avete, prego. Ho un ratto, ratto burger. Sì, abbiamo alcuni ratti. Quelli sono un nutrimento di cui posso puzza godere. Di Gaul. Fare puzza di Gaul. Puzza di Gaul il ratto, non sì. Avete dei ratti normali? No, il fatto è che se puzza di Gaul vuol dire che tu finisci. Appunto. Esatto. No, se abbiamo dei ratti normali, quelli Gaul li ammazziamo subito di solito. Se avete un animale puro, posso nutrirmene. Altrimenti se non ce preferisco. Li abbiamo li faccio arrivare. Diciamo che gli servono, diciamo che dato alla sua generazione e quanti punti sangue fa un ratto, ti serve una cesta di gatti, una cesta di ratti. Di gatti. Siamo a Vicenza, mancano 4 ore. Uso la mia influenza, okay, per far arrivare un bue. Bue. Di notte dentro al Duomo. può. Cioè, cazzo, può tranquillamente. Può tranquillamente. C'è anche un botto di risorse. È una delle tue tante richieste insolite, ma non fanno bene i tuoi. No, fanno mi ricordo un po' bene. Anzi, in realtà, Scampanelli scende il servitore che ha già un bue. Vede Ikram, fa cazzo. io guardo il servitore così e mi faccio scendere verso la porta e vado a chiamarne un altro. E scende un altro. Lo chiamo mia figlia. Ok, cavolo si chiama? Progenie, maestro, Sire. Sire. Progenie, maestro, principe. Papa Claudio il... Te l'avevo dati a te i nomi, sicuramente non me li sono scritti. Che chiama la cara? No, si non chiama... Non Trace, dico cara. No, si chiama... No, si chiama Cara, ma è il suo nome. Che culo. Mi piace Cara. Cara, questo è Ikram. Ikram, Cara. Piacere. La mia progenie. Ikram è lui. Sì, lo so, beh, è girato di qua. Sì, certo. No, è quello che avesse dovuto trovare entrando qui. Era riuscito a entrare fino a questa stanza senza essere percepito da nessuno. Beh, noi andiamo, ci vediamo domani sera, no? Faccio pat pat sulla spalla a sua figlia. Assicurandomi che venga via anche Ikram, esco lasciando lei ferma a guardare il punto dove era Ikram. Esatto, perché rimane impietrita, cioè per lei è una cosa. E vado a cercare un bue per. Tanto è bello che se tu dicessi ai tuoi servitori trovatemi una vacca per il mio amico qui, ti porto un uomo. Per quello ho detto bue. Arriva il bue. Tu te ne nutri, ti fa schifo, ti fa molto. Ed schifo. È giusto così. Ci fa schifo come ogni volta. Un po' meno dei ratti, ma poco. Un maiale sarebbe stato meglio. Più che altro diciamo che è più comodo, perché i ratti è come mangiare, è come fare cena con i semi di zucca. Mentre, sono più i Kit Kat, esatto, e li spezzi a metà. Mentre il bue è una bella pasta, no? Non sei fatto per bere. Quindi, animali. Quindi. Allora. E quanti punti sangue ne caverò? Da un bue 5. Sì, è che il passaggio è che più vai su di generazione, più giù di su di generazione, più nutrirti degli animali ti dà meno sangue. Non solo, io ho anche umanità 9, quindi oltretutto
mi sento in colpa anche se mangio gli animali, ecco, perché sono più umano di un essere umano. San Francesco, ma cagare, il non vegano. Ma scusa, aspetta, quindi se sei di dodicesima generazione ti fa schifo mangiare, bere un animale, mentre se sei di seconda te ne strasbatti e è sangue comunque? No, è che se arrivi di seconda e ti nutri di un animale ti dà molta meno vita. Ah, ok. Perché il sangue più scende di categoria più fa cacare. Tra l'altro, se avessi detto portatemi una vacca, potrebbe essere interpretata in 2000 esatto, modi differenti. Ma sì, le prostitute di Milano nel 1800, Mediolanum. Mediolanum nel 1800. Allora, io a casa trincheggio e buonanotte. Se ci arrivo, se non ci arrivo, dimmelo. Se muori prima, metti che muori prima. Icaro ti fa. Sai che alza un dito. Niente. Sì, no, dimmi. Notte, no. Mi spiace di averti messo in imbarazzo prima, ma è meglio comparire in quel modo io che ti proteggevo piuttosto che qualcun altro che t'avesse visto. No? Faccio le cose che faccio con uno scopo e che tu ci creda o no è allineato. Ma condividilo se le fai. No, non fare come me. Appunto. Appunto. Ho sentito dire da una persona più saggia di quello che sembra che a volte condividere informazioni è pericoloso e ci si assume il rischio. Bravo! Da chi l'hai imparato? Da una persona molto saggia. Il fatto è che il sire che mi può ordinare di condividere queste informazioni sta a Gerusalemme. Ah, però... Se è bello, me lo puoi descrivere e lo richiamo. Quello che quello che no, devi venire il più veloce possibile dove sono io. Minchia. Quello che faccio lo faccio nell'interesse di per la nostra causa, questa specifica, sì, che possiamo chiamare nostra. Lasciami nelle ombre a cui appartengo, perché da lì sono più efficace. Va bene, ti ringrazio. Ma servivi prima? Dirò che è un po' stupido, però entra invisibile nel coso di Tremere. Ma non è che sia stupido, è rischioso. È un esperimento, suppongo. Beh, Claudio Serena è il primo vampiro vegano. Ma non solo, Andrea stava ascoltando Coboldi stagione 2, quindi gatti al Cafferano! Al Gianlo Cafferano! Allora, quando è che rigiochiamo Coboldi? Passa il giorno. Passa la notte e il giorno. No, passa, vabbè, sì, l'ultimo pezzo, allora, di notte. È passata la notte. Che pigna in culo. Tutte le volte passa la notte, il giorno. Questa volta ce la faccio e anche la notte, che cazzo. Io riposo nella stanza quella con Sergei facendo i soliti miei rituali. E anche tu in realtà. Ah sì? Eh sì, sei... Io non mi allontano da Sergei. No, però io mi sveglio se c'è pericolo. Sì, sì, lo so. Sì. Posso riprendermi un punto volontà per aver fatto finta di essere un gran maestro ma aver sfruttato la situazione? La tua natura è? Quelle due lì, li prendo da tutte e due. No, in realtà lo prendi solo dalla natura, non dal comportamento. E infatti. Ma il Kevin aveva qualcosa di particolare su tutte e due. Cioè che è pazzo? Eh sì, ne non mi ricordo. Ne riprendi due? C'ho due? Due? Sì. Vabbè, io? Mi accontento di uno, Cosa tue regole per dare la colpa a Severino? Lo fai tutti i giorni. Allora, Devi riprenderlo tutti i giorni. No, aspetta un attimo. Però tu ne riprendi uno perché tu hai fatto qualcosa di molto molto vicino a diableria passando la liscia. Cacchio, sì, ci sta. Vero, questo non sì. Ho fatto diablerì. No, hai fatto qualcosa di molto vicino a diablerì perché hai prelevato del sangue, l'hai passata liscia e nessuno ti ha detto beh, quindi... Tra me non ti puoi aspettare che ci sia un corpo e non venga preso del sangue, in qualsiasi caso. Ma ci si può aspettare che tu non faccia così con la boccetta davanti al principe e la passi liscia? Era tutto quello il trucco. È per quello che ti dico, prendi un punto di volontà, perché te la sei giocata molto bene. Tra l'altro, l'altro sangue, però faccio arrivare in qualche modo al mio sire, se riesco. Ok. Gli spedisci un fox, che è una volpe collegato il sangue. Allora, vabbè, non l'ho trovata. Che cazzo ne parliamo a fare? No, io sono pieno di punti di volontà, non ne uso mai. Mi ricorda qualcosa, no, il Ravnos.
Allora, io quello. L'esatto contrario, va bene? No. Vediamo. Si sveglia per primo Nezumi. Forza. Ovviamente, per forza. E in realtà ti svegli subito anche tu, perché non è pericolo, ma il fatto, cioè, il rituale funziona così: c'è uno sconosciuto, uno sferatu, quasi sconosciuto, uno sferatu nel tuo Sancta Sanctorum, sveglio. È vicino a te ed è sveglio, quindi ti svegli anche tu. E subito dopo ti svegli tu. C'è ancora il cadavere? Sì. L'importante è quello. Salve. L'ultima volta che mi sono addormentato di fianco a Claudio, qualcosa è sparito, quindi. Ma non era un vampiro paladino. Non si sa mai. Potrei essere con Zlatan sotto 22 spoglie. Con il mio maggiordomo. Oh, Tu hai controllato che lui non sia Zlatan? No. Tu hai controllato che lui non sia Zlatan? Oh, mettiamola così, io sto dicendo no perché in gioco non l'abbiamo fatto, ma per come è fatto il personaggio passa tre quarti del tempo a spiare la gente con Auspex e andarne nel cervello, cioè non è che sei un voyeur, non entra proprio nel cervello di tutti i vampiri perché gli costa un filo troppa volontà. Tu quello che vuoi fare fallo, quello che non vuoi fare non farlo e dimmelo, basta. Ah, no, quelle con loro no, è tanto. Vabbè. Allora Messer Ikram? E qui è ancora qui con noi, vero? Forse io non lo vedo. Vabbè, questo non è strano. Posso cercarlo? Forse posso chiamarlo? Provi a chiamarlo ed eventualmente fa un inchino molto profondo. E tu accarezzi la sedia. Quella sedia che gioca un ruolo molto importante in questa vicenda. Aspetta, punto sangue per sveglia, punto sangue da dargli alla sedia. Ah, giusto. Giusto. Io ne spendo uno solo per... mi sarò nutrito poi di... Sì. E se sei di fianco al tuo armento, sei pieno, cioè... No, spendo uno per simulare il metabolismo. Ok. E uno per svegliarvi, ricordatevi. Sì, infatti ho cancellato. Ok. Il metabolismo non sto a farlo, perché tanto è inutile. Dove intanto chiamo la Rozza, ti puzza anche l'alito. Esatto, sì. Cercherò subito Ikram e ci provo, cioè diciamo che non è più nelle sue stanze, non è più. Alla peggio se lo trovi vedi tu, va bene. E si allontana. In breve arriva Severino senza Ikram, perché Ikram non si trova. O forse c'è, chi lo sa. Appunto. Prego. Salve. Cosa volete fare per primo, per prima cosa? Dicevi, ieri sera? Notte? Dove volevi andare? Potremmo andare a parlare con la strega. Se è ancora viva, se è ancora... Da quant'è che non la vedo? Non la vedi da più o meno una cinquantina d'anni, però... Probabilmente è viva. Voi ve la sentite... vista per altri 300. Voi ve la 700. Sentite a entrare nel territorio dei mannari? 700. Sono passati 750 anni. Ed ero già vecchio prima. Erano nel 1100? Sì. Mm-hmm. Ah, ok. Ottimo. Quindi sono 700 anni che Severino ci nasconde. Esatto. Non 300. Infatti mi sono detto, magari siete in buona. No, perché per 400 anni ho dormito. Quindi aveva senso. Prima vediamo cosa ci dice la strega. Poi magari vediamo se conviene andare o si può fare in un altro modo. Territorio dei mannari, proprio voglia non ce ne avrei molta io. No, visto che è stato evitato con cura 700 anni fa, non vedo perché a darci senza informazioni. Probabilmente ci dovremo andare, ma... Ma guarda, non è che sia impossibile parlare con i mannari. Sono un po' lunatici. Lo sta dicendo Malkavian. Senti una voce, la voce di Anton nella tua testa, che ti dice: ora che mi viene in mente, ci hanno picchiato i mannari. Quando? Così l'hanno ridotto, così il Sergei l'ha ridotto i mannari. Sempre al solito che io rispondo ad alta voce. Non ci facciamo neanche più caso. Ah sì? Mi sembra di ricordare così. Com'è che poi siamo finiti nelle mani del Sab?
Ah, se non te lo ricordi tu, guarda, no, caro. Non mi ricordo degli schiaffi artigliati. Poteva essere un gangren altro, però penso che fossero i mandari pelosi. Pelosi molto. Beh, molto. Anche questo gangren è peloso. Vabbè, però è un altro tipo di pelo, mio caro, sempre. Cioè, nel senso, adesso... Ed è metallo, però. Sì, esatto. Anche perché poi l'ho sentito, però è un altro tipo di pelo verso qualcuno. Beh, quindi secondo te non è una buona idea, eh? No, no, non lo so. Era giusto che hai detto mandari, mi è venuto in mente questo. Ah, ok, me lo appunto. No, vogliamo andare? Tu comunque intanto rendimi edotto di come stai, eh? E starei meglio sveglio, cioè... Sì, ma capisci, non è utile al momento che tu, insomma... Grazie, sì, ma io chiaramente grazie non, nonno. Io chiaramente non voglio andare da solo, io cerco di portarmi dietro gente. Dalla dove? Strega? Sì. Vabbè, ma la strega prendiamo anche noi. La strega non apprezza. No, ma anche altra gente. La strega non apprezza. No, ma stiamo noi per non la folla, ma almeno fino ad arrivare lì. Ah, ok. Tipo mia figlia per prima cosa perché è in punizione. Sì. È molto remissiva, molto... È in punizione. E lei è sicuramente asservita. E poi mi porto se vuoi, provo a convincere lo sceriffo. Sì, sì, viene. Ah, ok, allora sono mia figlia, mi ci mancherebbe, ci mancherebbe se tra i primogeniti c'è il coso falcia vampiri in giro, certo che viene. E io gli dico di stare attento a mia figlia, a Severino. Aspetta, okay. Chiedi a Severino di stare attento a tua figlia. No, a mia figlia gli dico di stare attento a Severino. Ah, okay. Io ho capito che lo sceriffo chiedeva di stare attento a Severino con sua figlia. Di tenerlo d'occhio. E io mi avvicino comunque alla figlia e faccio: mia cara, certo che farsi sfuggire così sotto gli occhi. E passo tutto il viaggio camminando e facendo accenni. Io non dico niente, la sua punizione è perfetta. A quanto è stata goffa. Che insomma, dai, cioè, con una così giovane, un minimo di presenza di spirito. Subito. Ah, se in un qualsiasi momento prova a replicare, la zittisco. No, sta zitta. Okay. Sasa ti conosce. Se, mi ricordo male io o il boschetto era lo stesso dei mannari dove c'era la strega? No, era l'altro, sì. Se no dicevo facciamo addirittura il giro di tutti e due. Peraltro adesso il boschetto della strega è diventa praticamente attorno a molti centri abitati, perché la zona è stata in una certa parte modificata, e una delle armi che tu hai avuto di trattativa con lei, nonostante non le abbia restituito determinati favori, è che stai usando la tua influenza perché quella zona non venga modificata. Mentre invece il bosco dei mannari, ogni tanto qualche casa prende fuoco, ogni tanto sparisce qualche bambino. Dall'altra parte il bosco dei mannari, che invece è più non ti ho chiesto se volevi dei bambini invece, no, che i bufali, ok, peggio ancora, è rimasto intonso. Però sai quanto soffri mentre mangi un bambino? Sì, non voglio. Perché il territorio dei mannari rimane sempre intonso, nonostante l'urbanizzazione. Non è come Parco Sempione. Tranne che adesso, nei giorni nostri. Esatto, beh sì, è chiaro, perché alla lunga... È un ni. Beh, nei giorni nostri, in Italia, dove cacchio li metti? No, ma in generale, per non tutti i mannari... Sì, ma non c'hanno più la mega foresta di sta minchia. Ma perché non tutti i mannari... Adesso, i giorni d'oggi? Ma sai quanto è verde il nord Italia? Tutto il Parco della Spina Verde, cioè sopra tutta la zona di Sette Laghi è tutta boschi. Sì, una zona... No, hanno territori piccoli. Guarda come diventano molto piccoli. Guarda che non sono branchi da 600 mannari. Esatto. Branco mannaro è piccoli gruppetti. Sono 20, insomma, no, sempre stati 5, 50. Il numero chiave in teoria è 5 perché sono le fasi della luna. Quindi figurati, cioè. Ma poi può essere un po' di più, un fai po' che meno, saranno 25, così c'è il 5 per 5 e più di 25 poi non guarda sarà. Guarda Google Maps, guarda il nord Italia. Sì, è urbanizzato, ma c'è più verde che c'è. Sì, ma in quei boschi ci sono andati cani e porci più volte. Certo, ma i mannari si spostano, cioè... Non... ma da quello che stai dicendo tu, qua no. Qua la gente va e probabilmente sparisce. A proposito, sapete qua... Fate un tiro per vedere se sapete qualcosa di questi mannari. Perché comunque ci avete passato tanto tempo. Quant'è? Io direi che fate intelligenza più investigare. Oh, ma oddio, anche saggezza popolare. Etichetta. No, etichetta. Cazzo, mai messo 5 in etichetta? Etichetta? Sei arpia? Come sono adesso 5 in etichetta? Hai avuto quello che sai di cosa, come ci si comporta, come non ci si comporta nell'Elysium, etichetta. Sì, ma non ci siamo nell'Elysium. Che cazzo vuoi? 2 minuti. Difficoltà? 7. No. Per voi 2, 7. Per te 8. È una ricerca? 3 lo stesso. Oh! Sì. Meno 2.
4. Ho fatto meno 2. Criticissimo. Ho fatto meno 2 successi. Ho fatto 3, 1 e un 9. Allora, tu... Belli dadi, bello vampiri, bello sistema, bello. Ho tirato 8 dadi, ho fatto meno 2 successi. Allora, tu quanti dadi hai tirato? 9. Tu quanti dadi hai tirato? 9. Uno in più. Che, allora, tu sai che questi sono vampiri... Cioè, sono vampiri. Sono vampiri, no. Sono, no, io so che sono vampiri. Sono vampiri risvegliati. Questi mandali sono sempre fatti i cazzi loro. Sempre. E sono... pacifici finché non gli vai a rompere il cazzo, ma poi quando entri sono territoriali. Sono in realtà molto estremisti, molto violenti, tanto che hanno fatto addirittura delle sortite dei raid al di fuori della loro zona, cosa che di solito i mandari non fanno. Ma ne sono violenti nel senso che sono aggressivi? Sì. O per il puro gusto di esserlo, o semplicemente quando devono trovare una soluzione a qualcosa? Sono aggressivi, sono protezionisti del loro territorio, tanto a diventare aggressivi anche con gli esseri umani, cosa che di solito non fanno mai, si tengono lontani. Allora, quindi non è bello andare con le zucche. Con i vampiri si sono addirittura portati fuori dal loro territorio, okay, per fare delle cacce. Va bene, non ci parla Nezumi e fanculo agli altri. Io tra l'altro non parlo con i mannari, parlo con un mannaro, che è quello per cui c'è il mutuale rispetto. Non ti preoccupare, io volerò 6.000 metri d'altezza. E poi va bene, andiamo dalla strega. Io potrei fare così però contro i mannari. Vado dove faranno tipo dei raduni, no? Vado sopra in alto di 1.000 metri, che non mi vedono neanche, lascio cadere delle pietruzze. Per rompergli il cazzo. Poi qualcuno lo ammazzo. Prendo un sasso grosso così, lo lascio cadere. Tipo meteorite fa. Teoricamente io posso andare fuori dall'atmosfera. Sì, in realtà sì. Sai che palle, però cioè, ci metti molto tempo. Però io posso lanciare dei meteoriti. Beh, no. Come no? Non so come funziona la fisica, perché se c'è Pietro l'altro. Ma se io vado fuori e tiro fortissimo una pietra. Una pietra. Sì, come, a contatto con la. Ma proprio al limite. Deve andare troppo veloce da prima. Ma come fai al ragionamento di balistica perché arrivi giù in testa quello? No, vabbè, mi basta un cratere ovunque. Ma non ci arriva, diventa un sassolino. Vabbè, a valle di questa stronzata. Allora. vi recate dalla... No, le conoscenze di fisica nel 1800 non è che sono... No, infatti, approssimato. Cioè, sono sicuramente più avanzate di queste. Ci può stare, suppongo di sì. Allora, arrivate alla vecchia catapecchia della vecchissima... Ma c'è ancora la cosa da seguire i fiori, eccetera, oppure non più perché ormai è diventata molto più piccola? No, c'è ancora, perché non è... tanto la piazza della foresta quanto l'incantamento che la protegge, ti fa perdere all'interno della foresta tipo girando a caso. Arrivate, sembra abbastanza risigogolato, e quando entrate non vi ridescrivo la cosa che avete visto, però vi descrivo il modo in cui è cambiata lei, perché lei fisicamente è sempre identica, ma il suo mantello si è fatto enorme, occupa praticamente metà della stanza, è una specie di strascico da sposa completamente coperto di serpenti, alcuni dei quali sono diventati molto grossi, sembrano delle anaconde attaccate, anaconde dei boa, facciamo attaccate soprattutto alla parte terminale del mantello, e nel momento in cui entrate nella stanza sentite un sibilo che quasi vi assorda. È molto forte. Lei si chiamava? La signora della selva. E lei si è fatta molto più brusca nei modi. Sarà anche rotta il cazzo. Chi lo sa. Quando entra a me, cazzo vuoi? Vaffanculo, stronzo! Sei arrivato a ripagare i tuoi debiti? O a crearne altri? Sai che mi piace tenere il conto aperto. Io mi tengo fuori dalla casa. Mi piace tenere il conto aperto. Non fare così. Siamo amici di lunga data. Siete creature infide. Vero. Vi ho già detto che puzzate di morte. Mi dispiace per il mio odore. Puzzate tutti di morte. Ti trovo bene. Il tuo è peggiore degli altri. Alcuni serpenti sono morti. No, ma le piante stanno appassendo. Si appallottolano. Le piante intorno a me appassiscono. Ti trovi bene perché sai come arrivare qua, stronzo, chi te l'ha detto?
Beh, se non ricordo male... Non è stato così. mi giro verso il fuori. È qui. Il suo sguardo si fa un minimo concentrato. Io metto il piede dentro. Ciao sorella, e riesco. Cosa? Tra l'altro, se qualcuno volesse entrare qua dentro adesso è facilitato, perché io ho lasciato una scia di piante morte. Basta seguirle. Un pallo di... come va qui? Hai bisogno di ampliarti? Cioè, ci sono stati pochi incendi quest'anno, ma perché si sono tenuti tranquilli? Sapete, è venuta... Sta diventando di moda, pare che sia sparsa la voce su come raggiungermi fra i mortali. Vengono a... superano la loro paura soltanto quando hanno paura che gli succeda qualcosa di peggio. In particolare giovani donzelle che necessitano di abortire e non possono farlo sapere a nessuno. E io mi diletto, e io conosco le erbe e so come fargli questo... favore. Beh, sono contento che tu non viva più in solitudine, non ti ha mai fatto bene. Io sinceramente sono contento di tutti quei feti rigettati. Ci si possono fare un sacco di cose. Adesso che abbiamo sbrigato i convenevoli. Che cosa ti serve? Informazioni. Come sai, per me sono la cosa più preziosa e per te è quella più costosa. Cosa sai dei risvegliati? Ah. E sorrido. Dopo diverse centinaia di anni, finalmente una domanda interessante. Così interessante da degnare di una risposta? Prima mi dice quid pro quo. Come sempre. Perché ti interessa sapere dei risvegliati? Una verità per una verità. Ricordi la lama che ci ha aiutato a trovare tempo fa? Sì. Diciamo che è venuto il momento di distruggerla. E la siete presi comoda. Abbiamo dovuto strappare lingue e consolidare un nuovo stato. Impedire che l'espansione delle vacche avesse preso tutto quello che era nostro, tuo e di altri. E cosa c'entra nei risvegliati con la distruzione di quella spada? Beh, scusa, quid pro quo, una verità per una verità. I risvegliati sono esseri umani che... si rendono conto di poter attingere a un potere rispetto al quale la taumaturgia è un gioco da bambini. Risatina da fuori. Si vede che è un po' compiaciuta dall'esprimersi in questo modo proprio con te. Per loro la realtà consensuale, quella che è la realtà sotto gli occhi di tutti, è soltanto... qualcosa di relativo. Tanto più sono potenti e tanto meno la realtà consensuale è un limite. Non c'è praticamente nulla. Come per esempio far entrare una spada e fonderla con una roccia? Ad esempio. Ah! Beh. In un centro di potere... delle energie naturali dei mannari. Era lì la roccia. Quello che so è che se di fusione si sta parlando, allora il risvegliato che cercate è qualcuno che possa scindere questa fusione. E se di fusione si sta parlando, è possibile che le energie, come il metallo si è fuso con la roccia,
e poi è tornato ad essere unicamente metallo. È possibile che le energie che permeavano quel luogo o altre in gioco si siano fuse con la spada e forse col potere stesso del risvegliato. E ci vogliono tutte e tre per sciogliere questo legame o basterebbe solo un risvegliato, visto che per lui quella spada a quanto pare è reale su quanto per noi è reale un sogno? I risvegliati hanno talenti diversi e coloro che riescono a far coesistere più elementi all'interno dello stesso contesto spesso necessitano di forze uguali o paritetiche per poter scindere i legami che hanno creato, perché non possono creare o distruggere nulla e quindi devono attingere da forze simili per disfarlo. Tu sei in grado di farlo? Oh, no, no, io non sono un risvegliato. Come no? Pensavo lo fossi. Avevo fatto 3 fallimenti. Sì. Quindi tu non ci potresti essere utile nel scindere la spada? Strano, ho sempre pensato che i tuoi poteri derivassero da quello. Per me la realtà è quello che è, la natura è quello che è. Ed è la natura che mi concede quello che ho. Quindi tu puoi avere informazioni sull'altra parte del potere della spada? Sì, su quella sì. Posso dirvi qual è il locus più sicuro a cui recarvi. E con più sicuro intendo meno pericoloso. Ma cosa dovremmo farci? Intanto dovete trovare un risvegliato. Prima di trovare il locus? Oh sì. E se per questo penso che vi servirà anche la spada. E qualsiasi altra forza sia stata... Ci servirà la spada per trovare un risvegliato? No, vi servirà la spada per infrangere la spada. Ma intanto per prepararci? Per prepararvi trovate un risvegliato. Potrei anche dirvi in che zona potreste trovarne uno. Non sarà contento di vedervi. Lo Don Izumi. In caso le tue conoscenze con il... Lo troveremo. Serviranno per poi entrare nel locus. E in ultimo... Visto che quanto pare di informazioni su questo ce le sta dando lei. Ho risvegliato. Il locus. Tutte le altre forze in gioco che potrebbero essere... E mi affaccio all'ennesima volta che dice tutte le forze in gioco. Mi affaccio, Severina, la storia la sai? Non fare la mistica con noi! È veramente tuo fratello? Mi dispiace tantissimo. Nezumi alza la testa. Siamo sicuri di fidarci? Sapete perché vi sto dicendo questo? Perché se la tira! No. Perché è la sorella maggiore! No. Perché le sue colpe ricadranno su di te? Perché le vostre... Perché mi diverte vedervi cercare di disfare qualcosa di così pericoloso per voi. Il mio sospetto è che non ce la farete e finirete tutti morti. Grazie, definitivamente morti. Potrebbe finire meglio, potrebbe morire solo Severino. La osservo per vedere se c'ha qualche rancore o qualcosa. No, lei scrolla le spalle sotto il pesante mantello. Scrolla i serpenti che si avvicinano a Nezumi e muoiono. E vi dice: non mi sono mai curata di essere particolarmente di incensare le mie parole con voi. Voi siete morti tempo fa. E già lo sappiamo. Voi siete morti tempo fa. Questo che state facendo è un sogno, un'illusione. Siete morti tempo fa. È un'illusione che però tocca anche i viventi, lo sai, mia cara. Un corpo putrescente nell'acqua avvelena i viventi. Ciò non di meno è morto. Il fatto che voi siete convinti di essere vivi vi rende semplicemente una carcassa molto stupida. Non ci rende molto diversi da te che hai sconfitto la morte. Io non ho sconfitto la morte. Quanti anni hai? È mia sorella. Era una domanda retorica. Io gli anni che ho me li porto tutti sulle spalle. Eppure sei ancora viva. Molte entità in natura sono longeve. Non gli umani.
l'altro vuoi far notare che in questo momento i serpenti non stanno sibilando, perché sibilando tirerebbe fuori la lingua con la quale percepiscono gli odori. Il calore. L'hanno tenuto l'odore. Detto odori e calore, quindi proprio. Detto questo, provateci. Ci riuscirete? Ne dubito. Vabbè, ma ti piace per iniziare questo circo che ti divertirai a osservare, che concluderà con una soddisfatta, dove troviamo il risvegliato? Quid pro quo. La domanda adesso tocca a me. Io riesco. Beh, in realtà gli ho detto sei cose sul locus e cose diverse. Ma prendile come. Beh, lei ti ha detto. Come della nostra amicizia. Lei ti ha detto che è sua sorella. Non me l'ha detto, l'ha detto lui. Lei l'ha confermato. L'ha chiamata Severina, quindi. Vabbè. Sono andato a vedere i nomi romani femminili e c'è Severina. Quindi c'è Severina. Quindi. Sì. Non sai più cosa credere. Cosa? No, stavo pensando qual è il suo interesse. Ma lo sceriffo e mia figlia sono rimasti lontani. Ok. Cosa sapete di quel Sigfrido? Io sono fuori. Lo chiede a voi due. Sappiamo che ha ucciso il primogenito Toreador per aver portato poco rispetto alla mia persona. Che il principe, dopo aver parlato con noi, ha deciso di lasciarlo esiliato ai margini della città e che si è autoproclamato flagello di Milano. Fosse stato per me sarebbe stato punito molto più duramente, lo sai? Sai qualcos'altro, tu? Sospettiamo che potrebbe essere un'altra persona, ma non abbiamo le prove. Monza, in quel di Monza. Odio quel posto. Beh, in quel di Monza troverete un senza tetto, un ubriacone. Ce ne sono svariati. Questo è particolarmente chiassoso. Non è particolarmente stabile mentalmente. E questo capita a tutti, a molti risvegliati che non hanno un mentore che gli permetta di mettere a frutto i loro talenti. E come potrebbe aiutarci se non è mai stato addestrato? Ha una certa mania distruttiva, soprattutto per ciò che pare, o gli pare, essere un'aperta violazione della realtà consensuale. Quella spada è l'equivalente di una puttana per un sant'uomo. Quindi gli piace molto? Ho detto puttana al femminile. Badum. E tua sorella. Diciamo che non fate il tempo. Diciamo che basterà mettergli quella spada sotto il naso e dargli gli giusti strumenti affinché lui probabilmente in maniera istintiva completi il lavoro. Il problema è che dovremmo dargli la spada, portarlo nella foresta dei lupi. Però ho detto che fallirete. Ma questo se prima non ci distruggerà prima. Se prima non ci distruggerà. I prima. Vampiri sono considerati da questi risvegliati una violazione della realtà consensuale? No, minimamente. No, la realtà consensuale è proprio ciò che in qualche modo li limita. I vampiri sono. Io penso che non sappia neanche che esistono i vampiri, quel povero Cristo. Questo potrebbe essere a nostro vantaggio. Lui sa che il tessuto, che la trama, che il filato della realtà può essere manipolato, ma conosce molto poco del mondo. Hai qualche modo per farmelo vedere? Il modo per riconoscerlo? Sì, assolutamente sì. E fai in modo che il mantello diventi la sua faccia. No. Che? Allunga una mano. La mano si allunga. Cioè lei alza la spalla, ma la mano esce tipo da 5 metri là dall'altra parte del mantello.
prende una fiala. È naturale questo. Sì, sì, tutto naturale. È come il Todd, è al naturale. Non è sott'olio. È muscolo di grano, qualcosa che può sembrare naturale, esatto, ma non lo questo, è. Ma sai cosa significa essere vegana per vegana crudista per 750 anni, 900 anni, 1000 anni? Cazzi, credo che diventi così. Allora, ti allunga una boccetta e ti dice, bevi. Il metabolismo, nel caso non l'avessi attivato. Ce l'ho già attivo. Ok. Auguri. Pam per terra. Fine. Era slata. Senti, senti un forte bruciore in gola. A un certo punto la tua vista si annebbia. Perché in questo momento sto pensando a un... Buona questa, me ne verso un'altra, Krong. Krong. Quando la tua vista si rimette a fuoco, non sei davanti alla... non sei più nella capanna, ma sei a bordo di una strada di una fangosa strada di Monza, perché non è ancora completamente... pavimentata, e a bordo strada c'è questo, appunto, questo barbone, i vestiti stracciati, i capelli ingrigiti, lo sguardo da pazzo. È piena notte, lui è ancora sveglio e è sotto un lampione a combustione e praticamente lo sta guardando, gli passa una mano attraverso, la mano gli passa attraverso come se fosse in fase, e tutte le volte che gli passa attraverso lui o ha fa una piccola risata isterica oppure si mette a piangere in maniera incontrollata. Fantastico, un altro Malkav senza essere Malkav. Perfetto, mi riprendo? Sì. Sono passate tipo 3 ore. Io dopo un po' esco, non ce l'ho fuori perché tra l'altro piante morte ovunque. Perché la notte è così buia? 3 ore vuol dire che tra un po' sorge il sole. No, è fra 3-4 ore sorge il sole. Eh sì, lo so, ci vuole il tempo che ci vuole. E nel frattempo ho fatto una partita a carte con Severina. Sì, tornato? Dove sono finiti? Dov'è il zombie? Ah, è fuori in giardino. Sono fermo in un angolo a guardare la luna. L'ho visto. Bravo, ottimo. Quindi adesso ci manca la spada e il luogo dei lupini. E poi lo richiameremo direttamente lì. Sì. Si può fare. Non mi sembrava una persona vecchia. Vabbè. Non mi sembrava una persona. Siamo nei zoom. Sì. Quello che ho visto non mi sembrava una persona molto stabile. E guardo Severino. Quindi direi di limitare al minimo le interazioni. La mia idea è di prendere la spada, trovare il luogo dei lupini e richiamarlo direttamente lì. E qua, facendogli trovare la spada direttamente in quel posto. Qua non ci sono ovviamente Giovanni e tua figlia. Mm-hmm. O sì, appena fuori dalla baracca non credo. No, suppongo che siano limitate. Sì. Ok, allora non ci sono. Però poi lo sceriffo io lo dico uguale. Ok, prego, fate voi la conversazione, se poi la rifate dopo. Beh, c'è solo un problema. Quando usi... Beh, no, il più evidente che mi viene in mente. Quando usi questo potere di richiamare una persona, arriverà a piedi, immagino. Il più velocemente possibile nei suoi mezzi. Se attraversasse la foresta dei mannari senza che i mannari lo vogliano, potrebbe non arrivare alla spada. Beh, se noi siamo in questo luogo con la spada, immagino che o ci siamo messi d'accordo o li abbiamo uccisi tutti. O siamo andati senza farci vedere. In quel momento scompaio dalla tua vista, perché ho Offuscate 5 e lo posso usare. Bello. Io so che c'era, sì. Sì, sì. Non è che ti... Beh, prima cosa io non sono in grado di farlo. Ma io posso offuscare anche gli altri. Molto più bello. Lo chiameremo al limitare della foresta e poi andremo con lui. Sì, tanto per controllarlo non è un problema. Torno visibile solo per la male. Ero una vacca. Sì. Non credo che sia un normale. Cioè, metto una sulla strada, cioè, certo, Severino. Certo. Anche tua sorella dovrebbe esserlo. E Andon ti dice: L'ultima vacca che faceva queste cose ha fatto un bel casino. Gli storpi. Sì, vero. Beh.
Ma non tua madre era un po' una merda di Malkavian. Non è che ho scelto io di essere abbracciato da lei. Mia cara, è sempre un piacere. Ripasserò per vedere com'è la situazione qui abitativa e per saldare parte del conto. Lo farai. Ci vediamo al mese prossimo, E ricordati, mentre vado sulla porta, prendendo la porta, che se che mi giro, casomai dovessi trovare quel peso troppo intollerabile, la mia offerta, quella di 700 anni fa, è sempre valida. E me ne vado. Mentre chiudi la porta si sente: certi non imparano mai. È una vecchia bacuca. È mia sorella. E diventerà un tremer. A questo punto abbiamo ancora circa 4 ore. Andiamo. Beh, dove arriviamo in 4 ore? Ci arriviamo in un'oretta alla foresta dei Mannari. Sì. Un'oretta per arrivare là, un'oretta per tornare indietro. Allora, abbiamo 2 ore per trovare Vulpiano e parlarci. Appena usciti. Sì, io. Basta che poi troviamo un qualsiasi. Anche un fienile, io sono in grado di oscurarlo per permetterci di riposare. Lo sceriffo dice: l'avete presa comoda? No. Sì. Beh, abbiamo avuto molte informazioni. Bene. Beh, saremmo stati lì dentro mezz'ora. Guarda dove è arrivata la luna, Dante. Qua? Il tempo passa veloce con mia sorella. Circa 3 ore. Ma ho visto pochi secondi. E gli divide in mente che cosa è successo per il resto del tempo. Che cosa fa un po' male il culo. Che però. Cosa ho bevuto? Sono abituato, sono un tremer. Eh sì. A farti male il culo. Esatto. Se non dico, ci facciamo con i ratti goal. Che brutta immagine. Troppo furbo. Allora, bene. Quindi il piano è? Volete andare prima dai Mannari? Andando alle soluzioni proprio. Andiamo dai Mannari. Chiediamo se c'è una possibilità di entrare in futuro, perché non ci serve adesso. E poi cosa gli dobbiamo dare? Qualcosa, però no, tu sai che dei Mannari. No, non possiamo. Ciò che vuole Vulpiano sono io. Sì, ma non possiamo dargli te, ci servi. Dopo che saremo arrivati nel locus, mi offrirò come sacrificio a lui. In duello. What the fuck? Se è quello che serve per far sopravvivere il mio clan, lo farò. Penso che esista un altro modo. Ci sono sicuramente cose che i Mannari vogliono. Sì, ma se c'è una cosa che lui non ha assolutamente nessun problema a offrire, è la sua incolumità come guerriero. Per lui non è un... Cioè, io lo posso capire. Due volte. Ah no, questa non lo posso una capire. Quando sono diventato samurai e una quando sono diventato questo mostro che sono. E vuoi morire una terza? Non sarebbe un problema. Se non è un problema per lui, perché dovrebbe esserlo per noi. È sempre un peccato perdere persone valide. Sì, ma se ne trovano anche di nuove. Spada. Sì? Come vorremmo recuperarla? Banchetto. Ah, giusto, giusto. E quando è che passiamo da... Vuoi farlo subito? Il flagello. No, beh, dai, giusto per sapere. Dipende, se è sulla strada? Chiedilo a lui, che ne so io. Sì, esatto, Luca, esattamente. Forse è il caso di cercarlo la prossima notte, quando avremo tutta la notte per rintracciarlo. Va bene. Posso richiamarlo? Non credo che sia saggio. No. Non vorrei che la prendesse come una scortesia. Quindi? No, esatto. Quindi avviamoci verso... La foresta. La foresta. Dei lupi di Fenris. Sciolve. Andiamo. Clap. Claudio. Clap. Grazie. Qua ho messo un'ora e mezza per scriverlo. L'ho trovata bene comunque, Severina. Tempi più snodata. Mi serve una matita. Comunque. Grazie. È nobile da parte tua il sacrificio. È molto silenzioso Nezumi mentre si avvicina al territorio dei Mannari. Sai, dei Mannari credo di non averne conosciuti molti. No, non credo. Vogliamo andare quindi prima di andare a dormire? Così pare. A me servirà qualche minuto per prepararmi.
lui Giovanni ti si avvicina e ti dice: tua figlia sei sicura di volerla portare? È grande abbastanza. Se non ha modo per proteggersi, allora peggio per lei. D'accordo. Il bello di avere umanità 3. Stai interpretando, giusto? Infatti dico il bello invece di umanità 9. Se non è degna... Difatti io tengo più a te che a lei. Beh, perché ha più valore all'interno della... Chiaro. Allora, voi... Io, se riusciamo nel viaggio, mi rendo incorporeo a un certo punto. Ci metto tipo mezz'ora, sì, 20 minuti. Sì. Però mentre vai ti faccio fare una prova. Ok. No, per quello che adesso ci fermiamo 20 minuti. Si fermano 20 minuti la notte. No, prova a farla in volo, dai. Allora, ti basta un successo, ma ti do difficoltà 8. Vediamo quanto sono pro. E vediamo se dai di vampiri. 1-1-1-1. Un 1 c'è. Un 1 e un 8. C'è un 10. Ci sono 2 10. Però ci dai. Sono 2 10. Che però purtroppo deve ritirare. No, fortunatamente. E sono 3 successi. 3 successi. 4. Ci riesci. Ci riesci. E mi tengo il mio pezzo di specchio in mano. Fantastico. Allora, arrivate nei pressi del bosco. E come li contattiamo? Come li contattiamo? Beh, io chiedo. Mentre dici... Au! Lo fai, dimmi che lo fai. Ok. Arrivano. Allora, mi serve il mannaro giusto, solo quello lì dobbiamo parlare. Invece di fare audo, devi fare woof, woof. Bau. È che non sono ancora arrivati i chihuahua, se no imitare il chihuahua sarebbe stato perfetto. Bau. Che testa di cazzo. Allora, aspetta un attimo, va. Trovo anche capisci perché dicevo che Serena è il più pericoloso. E lo stiamo portando da un altro pazzo, capisci? Dai, ancora peggio. Arrivati davanti alla foresta, tu ti esprimi nella tua creatività e vedi... Lo sceriffo come lo guarda? Eh? Lo sceriffo come lo guarda? Malissimo, tira fuori la spada. O meglio, mette mano alla spada. Bravo, sceriffo. Io ti avviso, abbiamo 6 minuti, poi vedi tu, eh? Va benissimo. Finiremo in media stress. So esattamente dove vogliamo arrivare. Allora, e mette mano alla spada, si volta verso di te e ti dice: sei un imbecille. Se lo meriterebbe. Allora, sì. Tanto siamo fuori da Elysium, ti dice: fenomenale, testa di cazzo. E mentre gli sta dicendo questa cosa, se... Quattro paia d'occhi. Io sottolineo il fenomenale. Quattro paia d'occhi si accendono nel buio, riflettendo la luce della luna. Sono più o meno. Questi per me sono pacifisti, no? Sì, assolutamente. Meno sì. Due. Sì. A più o meno mezzo metro. A più o meno mezzo metro la terra. Vedete che gli occhi che sono a mezzo metro la terra si fanno appena più grandi e distanti e passano a 2 metri da terra. E quattro ha funzionato mannari in crinos, traduci per i è la forma ibrida in tra cui uomo tra uomo e lupo. Il tipico lupo mannaro. Ma come sono? Tipo quelli di Underworld? Cioè tipo enormi? Allora, praticamente hanno il, come si dice, la schiena inarcata a 45 gradi, le braccia molto grandi. Aspetta, qual è la delle 5 forme che hai detto? La crinos, quella di mezzo. Proprio in mezzo. Qua in mezzo, sì. Ustia santa. Sì, questa appunto. Che c'è sul manuale dei vampiri. Si chiama la forma da battaglia. Sì. Sono 3 metri di creatura in altezza. Sì. Già. Si avvicinano a voi gli artigli che raschiano la terra e, guardandovi fisso negli occhi, ogni singolo mannaro guarda uno di voi. A me non vede negli occhi. Chiaro. Vabbè. Però ti fissa dove dovrebbero esserci. Veniamo in pace! Vi dice... Come il signor Barnes. Bruciamo la terra pace! Bravo. Questa notte
Avete deciso di farci un regalo. Davvero? Parlate e morite. Sto zitto vivo. Tu? Io? Offuscato. Perché è importante il sì. potere di offuscazione. Sì. Entro sì. nel Duomo di Milano. E qui finisce. E c'è un momento di... E qui finisce. C'è una cosa sì, che non ho capito. 26. Sì. Qui finisce questa puntata. Mi piace questa cosa. Qui finisce questa puntata. Con il What the fuck alla Game of Thrones. L'ho detto di controllare se era lui. Ci sono stati 12 momenti in mezzo in cui ero di cazzo. Io ho detto controllare se era lui. Io, non mi ascolti mai. Ci sono anche i flashback. Non sei fatto per bere, ti ripugna piuttosto che no, ma ce ne sono tantissimi. Cioè, se andate indietro ad ascoltarvi la puntata, ho seminato dappertutto durante tutte e tre le puntate. Infatti, mi sembrava troppo tranquillo, Claudio. Quando dicevi, io te l'ho detto, controllalo. Tu no, non mi ascolti, io la so sempre ragione. Sempre. E in più, Claudio cercava troppo di spostarla su Sigfrido. Vuoi sapere la cosa interessante? Questo l'abbiamo deciso dopo l'ultima puntata. Cioè, non prima, e gliel'ho proposto io. Ok, però era sospetto che tu cercassi di sviare sempre, allora. Perché continuavi, non dicevi mai niente, poi continuavi a dire, secondo me Sigfrido, secondo me Sigfrido, secondo me Sigfrido, oggi. Io attento, è oggi, e beh, l'ha deciso oggi. Perché ma oggi quando allora, dice Sigfrido... Allora, in realtà è successo così. In realtà io ero già convinto che Sigfrido fosse Zlatan prima di decidere di essere io Zlatan. Ah, okay. Sì, praticamente cosa è successo? Prima puntata lui era... era Nezumi. Seconda puntata hanno cominciato a incastrarsi le cose e lui ha cominciato a dire cazzo, potrebbe andare molto bene questa cosa, me l'ha proposto, ho detto vediamo come va. Terza puntata ha detto fammi fare Zlatan, io ho guardato, era tutto coerente, ho detto va bene. Tutta colpa di Severino comunque che non ha controllato. Io gliel'ho pure detto oggi, signori, guardate. Io avevo sospettato quando ha detto quanti posti Sigfrido continuava a dire secondo me Sigfrido, io gli dicevo Sì, è Sigfrido. E ti ho detto di controllarlo. E ultima... come si dice? Ultima puntata... Spero che i miei seguaci siano un po' più svegli dopo Ikram. Ultima puntata Royal Rumble, perché la prossima sarà l'ultima di Vampiri... The Masquerade. Royal Rumble, cioè in 3 contro i Lican. Diciamo che vediamo come verrà giocata. Io una mezza idea ce l'ho, però è sempre pericoloso. La demenza su tutti. Però noi non lo sappiamo tanto. No, anche perché la cosa che ho fatto a voi è di aver usato il chimerismo di quinto livello. Ho speso tutti i punti forza di volontà che avevo. Tutti. Ne ho 0. Ognuno di voi è convinto che io sia qualche metro avanti a te. Quando tu ti muovi io mi muovo, quando tu ti fermi io mi fermo. Ok, però ci parli anche. No, io ho detto che stavo zitto tutto il tempo che andavamo verso i lupi mannari. Ha detto sono molto silenzioso. Da fuori dalla... Ah, dai lupi mannari, però dalla strega c'eri. Sì, sì. Sì, sì. Ah, ok. E da lì che si sono divisi. Ha fatto quattro... Cioè, ha fatto un'illusione per ognuno di voi. È appunto il... Infatti, quando lui ha chiesto ma sei sicuro di voler portare tua figlia a cui avevo già fatto l'illusione, ha detto cazzo, adesso mi sgamano subito. Invece ha detto no, portiamocela. Perfetto. Vabbè, ma scusa, lei se ne andava e continuava a vederti 2 passi davanti a me. No, davanti a lei. Sì. 2 passi davanti a lei continuava a vederti. Ah, quindi tutti lo vediamo in posizioni differenti? Esatto. Usti. Beh, ce ne accorgeremo quando ci picchiamo i Lican e lui sta fermo. Sì. Sì. Vabbè, se ti muovi, mi muovo. Anche perché tutti adesso aspettano che parli tu. Nobile. Sto cazzo. Sucate! Nobile un cazzo. Bastardi! Veramente quel momento. Tutta colpa tua, Manto, non te la perdonerò mai. Se lo sgamavi, mamma mia, pensa alla faccia di Claudio come sarebbe stata. Sarebbe stato bellissimo. Io mi sarei divertito molto. Siete sempre stati a un passo dall'incurante. In realtà non è ancora finita sta roba. Vero? Sì, ma è entrato ormai. Ti pare che lo fermano i miei? Sono degli imbecilli, non hanno beccato Ikram. Ah, ma ci sono degli elementi della trama che sono oscuri a tutti. C'è la sedia che non sa cosa cazzo c'entra, per esempio. Ma non è nel Duomo. E magari invece... È quello che sto dicendo, lui non è... Magari Ikram in realtà è ancora nel Duomo ad aspettare Zlatan. Ah, però è giusto. Poi Ikram era stato giocato apposta. Infatti quando Ikram ti diceva, altro sassolino, se sono oscurato c'è un motivo... Ti ricordi che ho detto Ikram è alle spalle di Zlatan, di Nezumi? Perché Ikram aveva cominciato a sospettare di lui. Comunque, quello che avete ascoltato era... Fumble! Mondo di terra. Dicono che lo sceriffo inglese deriva dall'anglosassone Shir,
che è anche all'origine di Shire, non dall'arabo. Andremo a controllare, non lo sappiamo, non siamo linguisti. No, no, ma loro. Però è bello sapere che lui sì. E allora ci fidiamo più di lui. Se ho capito bene, è la persona che ha tradotto tutto Secoli Bui. Grazie di starci ascoltando. Ok. Allora forse sì. Ma infatti diceva. Ma Secoli Bui non ce la dice. Secoli Bui ha tradotto molto meglio. Esatto. Ah, la signora se la canta. Lo ringraziamo un lo po' stesso. Come Claudio. Assolutamente sì. Fumble è il podcast di giochi di ruolo dal vivo di QWERTY.it. QWERTY.it è il network della trasmissione. Ci trovate questo podcast e tutti gli altri nostri podcast. Andate a ascoltare Come sopravvivere alla musica, che è uscito questa settimana, e Cos'è quel gioco, che pure è uscito questa settimana. Cos'è quel gioco? No, adesso è Cos'è quel gioco. Tra l'altro, scusate, vorrei solo fare un appunto, che a Manto cosa ti costava controllare quando era lì? Un punto volontario. Cosa? Non ti costava niente controllare lui. Ma infatti chi ha detto che io non l'abbia mai controllato da che è comparso? Tu. Ma vabbè, comunque no, non ho tu perché non hai passato né biglietti. Ho detto non l'ho controllato mai durante questa avventura. Non l'avresti lasciato lì da solo. Ad ogni modo, lascio libero tuo figlio a Zlatan. Lascia libera interpretazione. Ad ogni modo, settimana prossima non giochiamo né a vampiri né a Dragon Age, ma giochiamo così a Claudio si crogiola la sua fighetta per una settimana, due settimane. Guerre Stellari? Sì. 4 maggio, May the 4th be with you. Cosa facciamo? May the 4th. Faremo uno spin-off, cioè un seguito della campagna di Guerre Stellari. Road che Zero? Fatto fino a... No, quella facciamo con no, Fiasco a Natale. No, prequel. No, ci saranno Jack and Das e Leto che torna. Questo Gand non potrà più parlare con questo Gand perché è tornato ad avere... Questo gatto invece sì. Oh, è vero, c'è il gatto. Francesco, sì, sono i Gagra che parlano la lingua dei lupini, però i lupini parlano anche latino, sono abbastanza antichi e intelligenti. O italiano, se sono abbastanza anche civilizzati. Comunque, QWERTY.it/associati, usate il tasto dona, se volete associarvi e scrivetecelo, questo è per l'associazione, 20 euro, oppure donateci quello che volete. Finché non vi verrà detto che funziona tutto bene e da Dio. Grazie. Noi ci sentiamo settimana prossima, sempre di mercoledì, con un'altra puntata di Fumble. Fumble Mindfuck.